Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti ad Acrobax, a questa prima assemblea in presenza del mondo che verrà. Abbiamo lavorato su piattaforma nel pieno del lockdown, abbiamo scritto collettivamente un programma. Oggi ci ritroviamo finalmente in presenza. Gli dèi non ci hanno favorito, è inutile dire che questa giornata invernale alla fine di settembre pesa sull'assemblea, ma siamo in molte e molti e utilizzeremo sicuramente in modo produttivo il tempo che abbiamo a disposizione. L'idea è di lavorare fino alle 16 con una pausa per il pranzo. Ora ci sarà un intervento di un compagno di Acrobax. Ringraziamo calorosamente le compagne e i compagni di Acrobax per lo sforzo che hanno fatto per ospitarci. Poi Giso farà un intervento introduttivo. Dopo Giso interverrà Costanza Maggiotta di Priorità alla Scuola, anche per sottolineare il nesso tra la mobilitazione del mondo dell'istruzione che c'è stata ieri e questa assemblea. Dopo Costanza il microfono è aperto, io raccoglierò le richieste di intervento. Alla fine interviene una compagna di Acrobax, buongiorno. No. Semplicemente anche qua proviamo a evitare i parterre solo maschili e proviamo a dire due cose anche noi, dare il benvenuto a tutte e tutti a questa assemblea, rubiamo pochissimo tempo anche perché insomma sarà importante la discussione e la visione che ci darà questa assemblea nel percorso che dovremo fare tutte e tutti insieme nei prossimi mesi. Già iniziato durante il lockdown, non sto qui a ripetere quanto ha impattato sulle vite di tutte noi, ma soprattutto sulle vite della società, quello che abbiamo passato in questi mesi, quello che saremo costretti a passare nei prossimi. Abbiamo davanti delle sfide che non possiamo che accogliere come opportunità. Questa è quello che ci deve muovere: l'entusiasmo, la determinazione, la volontà di metterci in discussione come unico anticorpo, unica autodifesa che la società può trovare nei nostri spazi, nei nostri percorsi, come alternativa a quella subcultura della destra, dell'annichilimento del diverso, del continuare a voltarsi dall'altra parte mentre le persone muoiono in mare per cercare di darsi un'alternativa, di tutta quella lotta gli uni contro gli altri, guerra in qualche modo civile come quella che vediamo manifestarsi negli Stati Uniti, ma anche nella rabbia sociale che cresce nelle nostre periferie. E chi in questi mesi, come tante di noi, come tutti noi, anche qui e all'interno di questo spazio, abbiamo portato avanti percorsi di mutualismo e cooperazione in giro per i quartieri, mentre le persone non potevano uscire di casa, perdevano il lavoro una dopo l'altra, rimanevano in attesa della cassa integrazione che continua a non arrivare, ci siamo resi conto che c'è fame di tanto altro, c'è fame sia reale, vera, quella perché manca lo stipendio, manca la capacità di arrivare a fine mese, mancano i lavori, manca tutto, ma sia la fame di mettersi in discussione, di attivarsi in prima persona, di conoscere chi è che ti porta il pacco e di mettersi a disposizione per qualcun altro che ha voglia, ha bisogno del nostro sostegno. Questa è una delle tante sfide, è uno dei tanti argomenti, è una delle tante questioni che verranno trattate in questi mesi, mesi che sono state trattate in questi mesi di discussione, mesi in cui, nonostante tutto, i movimenti, i collettivi, le mobilitazioni, la capacità di mettersi in rete è stata una boccata d'aria per molti di noi
che appunto per primi vivevano una serie di difficoltà e una serie di contraddizioni. Allora ripartiamo da questa capacità di mettersi in rete, di fare proposte, di costruire come unico anticorpo una società della cura rispetto alla società del debito che ci vogliono imporre, una società che abbia proposte per metterla in pratica questa cura, reali, adesso che pioveranno miliardi di euro dall'Europa e che vedremo come si sceglierà di spenderli. A noi la sfida di imporre una determinata agenda e determinate proposte. Noi siamo felici di accogliere questa assemblea, siamo felici di poterlo fare in presenza, siamo felici di avere occupato 18 anni fa uno spazio grande che ci consenta di vederci in presenza, di stare, di sentire i corpi, di vederci, di guardarci negli occhi, di continuare a sorriderci, a sfidarci, a discutere, a dibattere, perché è l'unica prospettiva che, no, come dire, ci tiene vivi noi che facciamo della politica appunto una vera missione di vita. Quindi ci dispiace per la pioggia che non dipende invece da noi e per appunto la difficoltà di arginare i problemi. In fondo di là ci sono i bagni, in fondo di là sarà operativo il bar tutto il tempo, a partire da mezzogiorno anche i panini, in modo tale che l'assemblea possa andare tutta di seguito senza fare interruzioni, a meno che la pioggia non prenda il sopravvento. Quindi buona assemblea a tutte e tutti e costruiamo insieme il mondo che verrà. Allora, abbiamo due microfoni, oppure dobbiamo sanificare il microfono quando ce lo passiamo. Il resto del protocollo lo sapete, le mascherine, la distanza. Non credo che noi abbiamo particolari problemi a indossare mascherine o cose del genere. Non dipende da noi la pioggia, non dipende da noi la trasformazione della pandemia, il virus, la curva epidemiologica, non dipende da noi la trasformazione dentro cui siamo. Io credo che dentro questo ritorno dobbiamo innanzitutto cominciare a capire che cosa dipende da noi o che cosa possiamo far dipendere da noi, di che cosa ci possiamo riappropriare. È stato un po' il senso del percorso del mondo che verrà, lo dicevano Cristiano, lo diceva Sandro, è stato un percorso sviluppato dentro il lockdown, non è stato un percorso facile né scontato, non era scontato né facile che il percorso servisse a qualcosa. Quando è cominciato il percorso c'erano molti dubbi, molti avvertivano un certo rischio di rintanamento, ce lo dicevano all'inizio, c'è il rischio di rintanarsi dietro gli schermi, c'è il rischio di produrre astrazioni su astrazioni. Ecco, cominciamo a fare, credo che l'occasione del ritorno in presenza sia innanzitutto questo, cominciamo a fare un feedback serio, non finto, su che cosa quel percorso ha prodotto, su che in cosa ci ha aiutato, in che cosa ci può servire oggi. Credo che sia stato un punto di connessione, questo senz'altro. Probabilmente senza spazi collettivi l'esperienza del lockdown per i movimenti sociali sarebbe stata diversa. Non dico ovviamente che sia stato il nostro percorso a risolvere il problema, però è chiaro che chi ha avuto e ha mantenuto spazi collettivi di confronto ha affrontato questa fase senza correre il rischio che la molteplicità delle esperienze, che la molteplicità dei modi di reagire al lockdown diventasse frammentazione e anche isolamento mentale o in alcuni casi delirio, sia ideologico sia anche personale. Gli spazi collettivi hanno di discussione, le assemblee hanno permesso di cominciare ad elaborare un discorso complessivo. Non so se questo spazio, non sappiamo se questo spazio ha risposto a questo, però sicuramente abbiamo fatto uno sforzo di scrittura collettiva reale. Questo sforzo ha prodotto dal punto di vista programmatico qualcosa che forse ci serve
è anche un metodo non isolato, non identitario, che forse ci può servire. Ha prodotto innanzitutto una mappatura che dobbiamo continuare, la convivenza tra realtà organizzate dal lungo passo e realtà che sono nate dentro la pandemia, realtà che sono molto più fluide, che si sono interrogate con noi. Questa mappa va proseguita, continuata e va trasformata in uno strumento di inchiesta, di connessione, va messa alla verifica, anche alla verifica pratica. Quante delle persone che abbiamo incrociato dentro quei giorni di assemblea sono disposte a reinvestirsi? Che cosa ci stanno chiedendo? Che cosa si aspettavano? Questo è un lavoro di conferma che il ritorno in presenza può fare, proprio a cominciare dal metodo. È possibile valorizzare questa compresenza e connessione di elementi eterogenei come culture di provenienza, come metodologie, anche come desideri, anche come richieste. Quindi credo che qui prima cosa che dobbiamo fare una verifica collettiva, un feedback di quel tipo di percorso, che cosa ci è servito, quali armi possiamo tirare fuori da quel tipo di percorso e che cosa invece dentro questo ritorno va innovato. È stato anche un luogo di confronto tra esperienze di rivendicazione e di lotta che continuavano a crescere dentro la pandemia e che stanno crescendo ancora adesso. Su questo il nostro percorso è stato effettivamente singolare, complicatamente singolare, perché non ha inteso essere un percorso di rivendicazione. Non perché i percorsi di rivendicazione non servano, di rivendicazione singolare, ma perché non ne serviva un altro, non perché non servissero le lotte sulle singole vertenze, ma perché non era quello che ci proponevamo, anche a partire dalla semplice constatazione che già ognuno di noi era impegnato dentro singole vertenze, dentro percorsi di vertenza. Non è stato però neanche, e se abbiamo avuto la tentazione va messa in discussione, non è stato neanche il contenitore generale delle vertenze, sia perché sarebbe un delirio proporci come Assemblea del Mondo che verrà una ricomposizione nazionale o sovranazionale delle vertenze, non abbiamo, speriamo di salvarci da questi deliri di egemonia, diciamo, sia perché non serviva, non era questo lo scopo. È stato produzione di discorso a partire da quello che le vertenze producevano, a partire da quello che queste esperienze di organizzazione andavano scoprendo. Il mondo che verrà è stato il luogo dove si è cercato di vedere se da quelle vertenze ci potevamo interrogare per produrre discorso generale, per produrre un'interpretazione, per produrre un luogo in cui si guardasse un orizzonte generale. Le parole d'ordine sono ovviamente venute, ma la riflessione su questo c'è stata e le riflessioni sulla centralità della riproduzione sociale, sul tipo di battaglie del welfare sono venute fuori. Certamente non le abbiamo inventate noi, anche quelle le abbiamo accolte, però le abbiamo sentite, ci siamo trasformati dentro questi discorsi, però nel mondo che verrà ne abbiamo discusso insieme e questa è stata una capacità di produzione di discorso generale che forse nel lockdown possiamo dire su quel terreno non ci sono stati molti altri esempi. Oggi su questo punto programmatico, su questo punto del programma dobbiamo fare un'altra verifica, sia vedere a che punto siamo con la scrittura collettiva, con quello che abbiamo cominciato a individuare, sia anche capire a che punto siamo con il rapporto, con quello che ci dicono le vertenze che stanno nascendo, che non solo non si sono fermate, ma si sono anche moltiplicate. Diceva Sandro che cominciamo con l'intervento di Costanza e priorità alla scuola. Ecco, quello mi sembra un elemento di interrogazione profonda. Che cosa ci dice quel metodo, che cosa ci dice quella messa insieme, che cosa ci dice quel tipo di dibattito che si è sviluppato nelle competenze della scuola.
Cosa ci dice per la produzione di un discorso generale sulle lotte del welfare? Cosa significa lottare dentro il welfare per riprenderne le strutture, per riconquistarne le strutture, ma d'altro lato per trasformarlo radicalmente, perché non può essere quello di prima, non può essere quello disciplinare e gerarchico di prima. Ecco, questo è un lavoro che possiamo fare soltanto nel confronto con le vertenze reali, però evidentemente non può essere un lavoro di semplice connessione o di pretesa di connessione di queste vertenze. Come ci collochiamo? Questo elemento di moltiplicazione delle vertenze è soltanto da interpretare come un momento di frammentazione? Oppure ci dice qualche altra cosa? Ci dice per esempio che oggi è molto difficile pensare un piano della presa di parola politico che non sia all'interno di specifiche vertenze e di specifiche lotte che si stanno costruendo. Questa è frammentazione oppure un recupero di quello che chiamavamo soggettivazione, un recupero di realtà, un recupero di presa di parola all'interno di specifici nodi che si stanno dando nella pandemia. Come ci collochiamo come assemblea? Che cosa possiamo produrre di valore aggiunto dentro questa molteplicità senza pretenderla di ordinarla, senza pretendere di soffocarla? Infine, scrittura collettiva, messa a verifica del nostro metodo, messa a verifica della relazione, della possibilità di dare qualcosa e di arricchire, ma anche di imparare dalle singole vertenze. E infine, anche siccome torniamo in presenza, credo che oggi c'è da discutere, da fare davvero assemblea su che cosa significa il ritorno in presenza, perché nessuno lo sa. Nessuno lo sa, come nelle vite nostre personali, nessuno sa che cosa è significato questo ritorno, che è diviso evidentemente tra una compulsione a ritornare come prima, che ciascuno di noi rifiuta nell'intimo, anche se ci viene riprodotta ogni giorno, riproducendo dei dispositivi che nel frattempo hanno perso del tutto anche il poco senso che avevano e che ci ripiombano, a cominciare appunto dai dispositivi patriarcali di cui dicevo, che sono lì e ci ripiombano addosso con la stessa forza disciplinare, avendo perso pure quella misera capacità di fingere di funzionare che avevano prima. Tutti siamo confrontati con questa impossibilità del ritorno, con questo rifiuto di quelle forme del ritorno. Eppure tutti siamo confrontati anche col desiderio di riprenderci una capacità di vita ordinaria, diciamo, anche tra virgolette, non ci piace la parola, ma intendiamoci, normale, cioè una presa di ritorno in presenza. Questo che viviamo nella vita singolare è anche oggi un problema politico essenziale. Che cosa significa? L'abbiamo detto tante volte nel nostro percorso nel lockdown. Dovremo poi recuperare lo spazio politico in presenza. Era diventato uno slogan, no? Recuperare lo spazio politico in presenza. Ora dobbiamo discutere che cosa significa effettivamente recuperare questo spazio, perché non è scontato. Non sappiamo che cosa significa oggi fare spazio politico in presenza, a cominciare dall'organizzazione di questa assemblea, che ovviamente è in presenza, ma ci chiedono il link, ma ci chiedono di intervenire, ma ci chiedono una qualche forma di misto tra presenza, spazio virtuale. Queste cose sono costanti che dobbiamo interpretare anche per l'attivismo politico. Che cosa significa oggi ritornare a fare attivismo politico? Certamente non il ritorno alle pratiche, perché anche l'attivismo ha questo problema. La pandemia ha stravolto, interrogato le stesse pratiche dell'attivismo politico. E il metodo assembleare deve servirci anche per interrogarci su questo. Che cosa significa oggi costruire relazione politica, attivismo, rivendicazione, in una situazione dove non è affatto scontato quali pratiche, quali rapporti? Ecco, questo spazio forse nel suo piccolo è un'occasione per discutere di queste cose, proprio perché
quel difetto di astrazione su cui si ironizzava all'inizio, si ironizza un po' anche oggi, il mondo che verrà, il mondo che vorrei, i sogni vostri, i sogni eccetera eccetera. Ecco, questa riflessione sul mondo che noi qui siamo stati capaci di leggere, forse oggi è un'esigenza, uno spazio dove si può interrogarci su queste, su questi problemi di lunga durata, su questi problemi che interrogano anche le rivendicazioni singolari, ma che ovviamente non possono essere contenuti nello spazio della rivendicazione singolare. Questa è secondo me la capacità di questo percorso, che quindi non è un percorso esclusivamente organizzativo, anche se ha profondamente a che fare con l'organizzazione, non è un percorso esclusivamente programmatico, anche se elabora programmi, non è un percorso esclusivamente di movimento, di soggettività già politicizzate, ma è un discorso di politicizzazione che ha incontrato diverse soggettività che non erano quelle tradizionali e che dobbiamo capire che cosa possono oggi fare, cosa chiedono, come si interroga. Ultima fondamentale cosa, non è un percorso, è un percorso evidentemente nazionale nel come si è dato, ma nella sua elaborazione è stato immediatamente sovranazionale. È il tipo di congiuntura dove ci troviamo oggi, dove è assolutamente evidente che la battaglia si fa su un terreno sovranazionale profondamente cambiato, contraddittoriamente cambiato, ma dove nulla è come prima, interroga quello che questo percorso si era dato. Necessità di trovare il modo di affrontare il terreno sovranazionale. Anche lì noi non abbiamo una ricetta, c'è da fare inchiesta, c'è da fare discussione. Nella consapevolezza generale, su cui alcuni interventi hanno già cominciato a dare delle linee, che cambia tutto, che nessuno di noi può pretendere di elaborare le sue lotte con lo stesso vocabolario con cui abbiamo fatto la lotta contro il neoliberismo negli anni scorsi, la lotta contro le istituzioni sovranazionali negli anni scorsi, la lotta contro i dispositivi di sfruttamento negli anni scorsi. Non perché non esistano più lo sfruttamento, non esiste più il neoliberalismo, ma perché è cambiato completamente l'alfabeto e lo scenario. E forse un tipo di assemblea di questo tipo qui ha qualche carta per riflettere anche sulle trasformazioni di linguaggio e di lunga durata, diciamo, di orizzonte su cui ci siamo. Quindi credo che oggi possiamo sfruttare questo ritorno non ritorno in presenza per avere dei feedback, per sapere a che punto siamo e che cosa ci aspettiamo da questo percorso. Che farne senza dare per scontato niente, senza dare per scontato neanche che serva, perché la risposta può ben essere che abbiamo altro a che pensare, che un percorso del genere vada direttamente completamente trasformato, però con una cura per uno spazio complessivo che mentre si rischiava fortemente la frammentazione fisica, politica e anche mentale, ha contribuito a mantenere, a conservare, a sviluppare uno stile di capacità di elaborazione di orizzonte che può sembrare certe volte astratto, ma in realtà poi è quello che garantisce durata, quella invenzione istituzionale di cui forse abbiamo bisogno, di cose che non sono le cose solite che abbiamo fatto, ma che aspirano ad essere le cose solide comunque, che abbiano aspirazione di durata che dovremmo fare. Questo è il panorama. Io direi che cominciamo l'assemblea, dicevamo, da priorità alla scuola, ma cominciamo quanto più è possibile da riflessioni, ma anche proprio da feedback su come stanno le vertenze, su quali sono i punti di forza, ma anche i punti di limite produttivo, dove è necessario, dove possiamo rilanciare linguaggi, dove c'è bisogno di interrogazione, che cosa può fare uno spazio aperto, variegato, non comune come quello dell'Assemblea del Mondo che verrà dentro queste circostanze.
Bene, allora interviene Costanza Maggiotta. Facciamo uno sforzo per far fluire la discussione, che significa interventi non troppo lunghi. Io direi, se siete d'accordo, 7-8 minuti. Io due parole. Sì, me l'ha sanificato. Sì, vengo. Ah, scusami solo, dobbiamo aggiungere che siamo con lo streaming sulle pagine di Assemblea del Mondo che Verrà, Dinamo Press, Euronomade e Il Manifesto. Le ho dette tutte? Ok. Dai. Ecco. No, basta, non passano, mi stappano le chiavi. Ciao a tutte e tutti. Quasi quasi partirei dai limiti. Intanto penso che questo intervento l'avrebbe dovuto fare Girolamo De Michele, che in qualche modo è la persona che ha permesso un nesso immediato tra priorità alla scuola e il mondo che verrà. Non che io non fossi nel percorso del mondo che verrà, ma voi sapete che io vado a singhiozzo e quindi a volte partecipo, a volte no, e la nascita di priorità alla scuola è nata veramente come una vertenza all'inizio, questo è indubbio, una vertenza, un'esigenza, un'interrogazione, partendo ovviamente dal presupposto che il coronavirus aveva messo in evidenza una serie di cose che erano sotto traccia e che nessuno di noi era disposto a non cogliere l'occasione. Perché, come ho detto ieri, secondo me ognuno di noi, secondo le proprie capacità, deve fare la propria parte per non tornare alla normalità. E questo sicuramente è nato partecipando alla prima assemblea del mondo che verrà. E partecipando a quell'assemblea, appunto, anche ho capito che i percorsi potevano essere tanti all'interno di quello che mi sembrava e mi è sempre sembrato l'unico discorso che poteva essere seguito dal punto di vista politico. Ora, i limiti di priorità alla scuola, e per questo credo che sia giusto partire qui dai limiti, perché penso che dobbiamo trovare una soluzione a questi limiti, noi insieme ovviamente a tutti quelli che fino a oggi hanno fatto priorità alla scuola, ma priorità alla scuola è stata fatta all'inizio, va detta la verità, genitori, poi docenti, poi personale ATA e poi gli studenti. E poi, per fortuna, si sono aggiunte associazioni, realtà di movimento e poi anche i sindacati con le loro specifiche vertenze, che non sono le stesse, non coincidono, stanno dentro il percorso. E allora questo movimento ha avuto una storia, ha una storia, parlo al passato perché non ne posso più, ha una storia breve, che ha visto, secondo me, l'egemonia di soggetti diversi. Inizialmente è indubbio, sono stati i genitori quelli che sono stati egemoni nel dare vita, capendo che cosa si stava perdendo. L'unione con i docenti è avvenuta subito, perché anche loro sapevano che cosa si stava perdendo. Indubbiamente adesso io credo che tocchi agli studenti capire cosa stanno perdendo. Anche loro devono mettere veramente su un movimento in movimento. Con noi accanto, ma se ogni volta c'è un soggetto che deve prendere in mano la storia di un movimento, io penso che ora, lo credo veramente, loro debbano diventare il soggetto più importante di questo movimento in movimento, con tutti gli altri ovviamente accanto. E credo anche che il discorso che ha fatto Giso, cioè all'interno di quello che è nato indubbiamente come una realtà vertenziale, ci sono stati soggetti che hanno partecipato e hanno cambiato la rotta della stessa priorità alla scuola. Penso a Non Una di Meno, penso a Black Lives Matter, penso a Boumakar che ieri ha partecipato, a Neri in Italia, Black Italians che hanno partecipato, cioè la partecipazione di una serie di discorsi dentro priorità alla scuola è l'occasione davvero di cambiare il linguaggio dentro la scuola e per la scuola. Di questo sono convinta. Sono anche convinta che per continuare bisogna fare una scrittura collettiva.
Noi abbiamo iniziato con un piccolo manualetto, appunto, che è fatto da una serie di persone che hanno fatto priorità alla scuola, ma la scrittura collettiva deve servire per due cose, secondo me. Uno, per non far morire questo movimento, che ha bisogno di una narrazione che continui, e due, una scrittura collettiva perché deve diventare di tutti, cioè di tutte quelle realtà che ieri hanno permesso la piazza. Quella piazza di ieri non sarebbe stata solo dei primi soggetti di priorità alla scuola. Quella piazza è stata bella, anche se sotto la pioggia, perché tutti hanno detto qual è la scuola che vogliamo e qual è la pedagogia che pensiamo e come vogliamo trasformare la scuola. Perché è chiaro che il vertenziale esiste, ci sono delle richieste specifiche, le sapete tutti. La scuola ha bisogno di essere rifinanziata se la vogliamo migliore, più inclusiva e più giusta. Ma la scuola ha bisogno anche di pensare quei soldi come vanno spesi, perché noi diciamo nuova edilizia, personale, stabilizzazione dei precari, queste sono, parliamoci chiari, anche le vertenze sindacali, se no ci prendiamo in giro, ok? E io sinceramente dopo questa esperienza ho capito la differenza del modo in cui chiedi le cose, non che stiamo chiedendo cose diverse, ma del modo in cui le chiedi, perché è giusto che loro facciano il discorso che devono fare, ma è anche giusto che noi non ci appiattiamo sullo stesso discorso. Noi dobbiamo trasformare loro. Io ve l'ho detto nell'ultima assemblea online, io penso che un pochino l'abbiamo fatto. Se uno guarda l'ultimo comunicato, il penultimo comunicato stampa dei 5 confederali, pensa al miracolo. Ve lo dico sinceramente, al miracolo di un linguaggio che è mutato. Cioè, secondo me, se un pregio l'abbiamo avuto, no, due pregi abbiamo avuto: quello di far modificare il linguaggio ad una serie di soggetti che fanno la scuola, il secondo credo che abbiamo riportato al centro il nesso fondamentale dal quale io non voglio uscire. Questo è l'unico motivo per cui credo continuerò a combattere nei prossimi mesi: è il nesso diritto alla salute e diritto all'istruzione. Da qui non dobbiamo uscire. Il coronavirus ha un pregio, solo uno, quello di averci fatto capire che alcune istanze devono rimanere tali anche a fine pandemia. Cioè non esiste che non esista educazione sanitaria, educazione sessuale nelle scuole. La richiesta che noi dal primo giorno ad aprile abbiamo fatto di riconnettere i diritti tra loro, cioè dicevamo ad aprile, ma lo sapete che si possono bilanciare i diritti? Lo sapete che non deve sempre emergere uno per svalutare tutti gli altri? Che è possibile far coincidere una serie di diritti? Diritto al lavoro in sicurezza, diritto all'istruzione, diritto alla salute, diritto appunto alla cittadinanza, diritto alla socialità. Cioè la chiave, credo, dello slogan di ieri, senza scuola non ci sono diritti, è il fatto di aver capito mese dopo mese che paradossalmente davvero la scuola diventava il crocevia di una serie di richieste. E per questo credo che la piazza di ieri abbia le qualità di cui diceva Giso, cioè tante soggettività si possono unire, entrare, fare priorità alla scuola, perché questo permette davvero che si faccia la battaglia per tutto quello che noi abbiamo chiesto. Ora non dico che priorità alla scuola deve diventare il movimento, come vi ho detto, io penso che sia necessario un reale movimento studentesco, lo dico sinceramente, io lo penso, cioè il passaggio deve essere seriamente quello di un movimento studentesco che ha accanto i movimenti, che ha accanto i genitori, che ha accanto i docenti, però ci vuole una presa d'atto che gli studenti possano fare la differenza, se vogliamo fare la differenza, perché poi qui dipende da uno cosa vuole. Io vorrei che facessero la differenza e che quindi anche noi facciamo la differenza. Ecco, quindi io credo che priorità alla scuola sia inserita, e soprattutto il mondo che verrà e priorità alla scuola a un certo punto hanno fatto quadrato, ed è stato un quadrato che deve diventare un cerchio. E il cerchio vuol dire che davvero priorità alla scuola circolarmente cambia anche il suo linguaggio e cerca di diventare un po' meno vertenziale. Cioè, a questo punto cosa vogliamo? Gliel'abbiamo detto in tutte le salse, ormai in automatico, quindi non dobbiamo più ripetere che cosa vogliamo, a parte come slogan,
dobbiamo tentare di pensare cosa vogliamo nelle scuole, se è vero che la scuola è lo specchio della società e che noi vogliamo cambiare la società. Questo lavoro qui su che come vogliamo investire i soldi per la scuola, come vogliamo cambiare la scuola, secondo me va fatto in un ambito che è più largo di priorità alla scuola, o meglio, priorità alla scuola deve riuscire ad allargarsi per far entrare quelli che sanno come possiamo cambiare la società attraverso la scuola. Bene, il microfono è aperto e quindi si sollecitano interventi. Mi auguro si senta, farò del tutto per parlare a voce alta. Pochi punti perché penso che si possa fare una discussione molto schietta, molto diretta, provare ad insistere sul problema che ci siamo posti alla fine della primavera lanciando questa assemblea. Giso ha già ricostruito il dibattito che c'è stato, non ci torno. Mi pare che la discussione che abbiamo fatto durante il lockdown a distanza abbia avuto appunto il pregio di indicare, individuare delle tendenze. Queste tendenze si sono rapidamente affermate. Noi facciamo la discussione di oggi all'interno di un quadro europeo radicalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto negli anni, da quello che abbiamo conosciuto dopo la crisi del 2008, con l'impazzare della crisi dei debiti sovrani dal 2010 in poi. Credo che questo sia un punto di discussione del tutto decisivo, cioè cosa succede dentro un campo, quello europeo, in cui timidamente, attraverso delle forme assolutamente neoliberali di governo della fiscalità, della finanza pubblica, tutto vero, cosa succede però se questo campo diventa un campo riformista? Cioè noi non stiamo più nell'Europa che abbiamo conosciuto negli anni, quella dell'austerity, dei tagli al welfare e alle strutture pubbliche, dell'impoverimento del Sud Europa, del declassamento del ceto medio e dunque della disoccupazione giovanile strutturale. Intendiamoci, questi problemi ci sono ancora e ci saranno ancora, però stiamo in un altro mondo. Il che non vuol dire che sarà un mondo migliore, ma siamo in un altro mondo. È certo che per la prima volta avremo 209 miliardi in Italia che vengono dall'Europa destinati a ricostruire le politiche pubbliche nel paese, a ricostruire il welfare. Quando si dice digitale, conversione ecologica, potenziamento della sanità pubblica, riorganizzazione degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, sostanzialmente si sta presentando un quadro di ridefinizione complessiva dello Stato in una dimensione transnazionale di mutualizzazione del debito dentro un processo di politica fiscale che progressivamente si fa comune. Ora, io credo che un campo del genere, un contesto del genere, noi non l'abbiamo mai vissuto,
e dunque dobbiamo anche capire cosa significa colpire, minacciare, fondare istituzioni alternative, conquistare, negoziare. Dobbiamo capire cosa significa fare questo in un contesto segnato da una discontinuità epocale. Io credo che insomma, le analogie con il piano Marshall post bellico non siano delle analogie, come dire, esagerate. Effettivamente siamo in un contesto in cui l'Europa risponde al disastro globale della pandemia, ma risponde diversamente anche rispetto, diciamo, alla riorganizzazione della società nella pandemia. Io direi che l'Europa che c'è ancora vergognosa nel Mediterraneo, è disgraziata, insopportabile, infame a Lesbo, ma è un'Europa che ci consente di non morire come si muore negli Stati Uniti per il Covid, come si muore in Brasile, come si muore in India. Ora, questo non vuol dire essere cuor contenti e celebrare l'Europa, va bene? Su questo ci intendiamo, non penso che ci siano rischi nella discussione se assumiamo una discontinuità epocale nella riorganizzazione dei poteri, dell'economia, della finanza europea. E però nello stesso tempo penso che questo nuovo contesto ci impone una riflessione a tutto campo su quali sono le forme di lotta, le forme organizzative, come si può contare. E badate bene, come si può contare in un contesto del genere non è così facile, semplice, perché riqualificazione delle politiche pubbliche significa in Italia anche riorganizzazione del fronte concertativo, significa dunque blocco di una negoziazione sociale che sappia andare oltre i perimetri della rappresentanza sindacale tradizionale. Cioè noi avremo di fronte problemi di questo genere, e cioè la ricostituzione di un blocco corporativo nella gestione delle risorse pubbliche, nella riorganizzazione del mercato del lavoro, degli ammortizzatori sociali, delle politiche attive del lavoro. Ovviamente a me cosa interessa, ed è il problema che pongo, prima Costanza, giustamente dal punto di vista di priorità alla scuola, diceva dobbiamo fare un salto oltre la dimensione puramente vertenziale, perché i temi li abbiamo posti, ora ci vuole un'effettiva esondazione non del Tevere con le piogge di questi giorni, ma del movimento. Benissimo. Io penso però una cosa ulteriore, io penso che facciamo qualcosa di grande se riusciamo ad unire vertenze effettive, concrete, che insistono sul lavoro, l'assenza di welfare, l'impoverimento che c'è e ci sarà comunque, il disastro demografico, lo squilibrio demografico drammatico del nostro paese, la fuga che non si ferma della forza lavoro qualificata, l'incapacità delle nostre città di fare i conti con le trasformazioni radicali imposte da un aumento comunque costante e significativo dello smart working e del lavoro a distanza. Io penso che ci sia bisogno di un modo nuovo di combinare vertenza, capacità negoziale e prospettiva politica generale. È questa la ricerca politica che a mio avviso bisogna fare, e penso che sia una ricerca politica molto difficile, non scontata, perché lo diceva bene Giso all'inizio, noi assistiamo ad una molteplicità, moltiplicazione di vertenze microfisiche, auto-organizzazione, attivazione mutualistica e solidale, ce n'è in abbondanza, ragazzi, non ce n'è poca, e questa abbondanza però fatica a produrre convergenza, massa critica, a pesare, cioè non ha la capacità negoziale effettiva, quella che si conquista stando ai tavoli dove si decide della distribuzione delle risorse europee. Questi tavoli i confederali li faranno, il governo li farà, e il governo li farà rispondendo a Confindustria, che è la più divisiva forse dalla Fiat degli anni 50, rispondendo ad un'esigenza molto precisa, che è quella di utilizzare al meglio queste risorse per rilanciare in forza l'impresa.
Noi dobbiamo rilanciare in forza la società, la cura, il welfare, dobbiamo pretendere e ottenere un salario minimo europeo, dobbiamo allargare ed estendere il reddito di base, dobbiamo di cittadinanza che vorremmo di base, ci mancherebbe altro, dobbiamo ripensare in maniera radicale la cittadinanza e farlo dentro questo campo nuovo, perché è evidente che la dimensione del nemico razzista, fascista, patriarcale, cioè quella incarnata dai grandi reazionari del mondo nel quale viviamo, ecco, diciamo, quella polarizzazione aiuta a volte i movimenti. E non è scontato invece che dentro un quadro di timida apertura riformistica per i movimenti sia più faticoso. Quindi, a mio avviso, la sfida che dovremmo tentare di discutere oggi, poi discutiamo anche delle forme, dei luoghi, come ci mobilitiamo, come possiamo farlo. Sarebbe molto bello però se intanto oggi ci dicessimo che possiamo costruire assieme una capacità negoziale unitaria su quello che accadrà con l'applicazione del Recovery Fund, tenendo in conto che il Recovery Fund starà dentro la legge di bilancio, ma si discute fino ad aprile, verrà approvato in via definitiva ad aprile. Abbiamo un semestre, possiamo costruire un semestre di lotte unitarie con ambizione negoziale, pur dentro una prospettiva politica generale? Questa secondo me è la sfida, proviamoci. La pioggia non ci ha aiutato, né ieri ha aiutato priorità alla scuola, nella nostra discussione di oggi, cioè Roma quando piove non è Berlino, non è Londra, la gente sta dentro casa, non prende i mezzi di trasporto pubblici, in generale già non li prende, insomma è proprio un altro mondo. Ecco, Roma non sta ancora in Europa, dobbiamo portarcela, è un obiettivo fondamentale per me. Se piove si può uscire di casa, e affermare questo non è scontato. Ora però io penso che anche con i numeri meno esuberanti di ciò che ci aspettavamo possiamo fare una discussione bella, densa, vera, in cui verifichiamo se possiamo fare un lavoro politico comune. Mi scuso per la lunghezza in più e ringrazio tutti per essere venuti nonostante il maltempo questa mattina. Grazie. Ciao a tutte e tutti, Paolo da Genova. Ma prima di tutto ringrazio Giso perché secondo me ha toccato molti dei punti sui quali è fondamentale che ci confrontiamo e proviamo a trovare soluzioni e strategie comuni e condivise. Provo a seguire rapidissimamente lo schema che ha dato e provo a dare parte dei feedback che chiedeva rispetto a quella che è la situazione genovese. Parto dalla considerazione iniziale sulla quale Francesco, mi richiamo a quello che meglio di me ha detto Francesco. Sandro, con una provocazione nell'ultima assemblea online, parlava del fatto che stiamo vivendo una fase
di fine, di superamento di quello che è il modello neoliberista che abbiamo vissuto negli ultimi decenni. Certo non perché abbiamo davanti il socialismo dopodomani, ma perché per come lo abbiamo conosciuto il neoliberismo è intrinsecamente collegato a quelle politiche di austerity che hanno contraddistinto la storia degli ultimi decenni in questo paese, in Europa e in buona parte del mondo. Queste politiche in questo momento stanno cambiando. Ripeto, non mi dilungherò perché Francesco ne ha parlato meglio di me, nei documenti che abbiamo condiviso questo argomento è stato più volte affrontato, ma ci tocca ragionare e creare elaborazione sul come devono cambiare le pratiche, le modalità, le vertenze e le lotte che andremo a costruire in uno scenario che è profondamente mutato. E questo, secondo me, se non riusciamo a comprendere questa cosa, rischiamo di attivare dei percorsi che poi sono inadeguati a quella che è una situazione globale e quantomeno europea profondamente mutata. Ciò non vuol dire che andiamo verso il meglio, ovviamente, ma che qualunque vertenza e lotta su questa cosa deve tener conto di uno scenario che è cambiato e che cambierà profondamente nei prossimi mesi e nei prossimi anni, secondo me. E quindi questa è una prima necessità e secondo me è un primo pregio di questo percorso, perché questo percorso fin dall'inizio si è posto la necessità di confrontarsi su uno scenario che già a marzo-aprile ci rendevamo conto stava mutando profondissimamente. L'altra questione che secondo me è centrale che ha toccato Giso e sulla quale a Genova secondo me darei un feedback positivo, nel senso che questa cosa si è prodotta e ha creato dei percorsi interessanti, è la possibilità di creare dei percorsi che hanno quella caratteristica di composizione trasversale di cui parlava Giso. A Genova sul binomio salute-scuola siamo riusciti a creare una rete di realtà diverse che da mesi sta lavorando, che ha prodotto mobilitazioni, assemblee, ancora l'altro ieri una manifestazione a Genova, ma soprattutto è riuscita in parte a produrre quella convergenza di istanze, di vertenze e di ragionamenti che, come diceva Costanza bene prima, impongono al dibattito pubblico che ormai parlare di salute, parlare di scuola, parlare di welfare sono questioni inscindibili. Non è possibile ragionare del diritto all'istruzione senza un diritto alla salute, il Covid ce l'ha mostrato chiaramente, e non è possibile pensare a un diritto alla salute che non comprenda una scuola pubblica, aperta, diversa da quella che conosciamo e che dobbiamo pretendere. Sono due parole d'ordine, alla quale si aggiungono quelle legate al reddito, eccetera, eccetera, che parlano di un welfare diverso e che necessariamente sono collegate, lo erano già prima, ma il Covid, come su molte questioni, ci ha mostrato l'imprescindibilità di questo collegamento. Su questa falsa riga, devo dire, a Genova è partito un percorso interessante che sta proseguendo e che riesce a coinvolgere da medici, operatori sanitari a studenti, insegnanti, precari, genitori e cittadini più in genere, e che secondo me, altro dato che diceva Giso, l'analisi e il ragionamento che è partito nei mesi di lockdown dall'assemblea del mondo che verrà ci ha aiutato secondo me molto a impostare un ragionamento collettivo dentro questo ambito e a portarlo avanti. Quindi questo secondo me è un'altra delle degli elementi rispetto ai quali questo percorso è servito e ovviamente può servire in futuro, perché siamo all'inizio della parte più vertenziale o più anche di allargamento di movimento di questo percorso.
Chiudo con una valutazione, però, secondo me, un po' meno ottimistica, e sulla quale, secondo me, di nuovo, nell'introduzione Giso ha toccato delle corde importanti. Quando diciamo e quando dicevamo e continuiamo a dire che ci tocca ridefinire delle modalità di utilizzo collettivo dello spazio pubblico in presenza, diciamo una cosa che per noi è imprescindibile. Capiamoci, le mobilitazioni di ieri, dell'altro ieri e delle settimane precedenti sono fondamentali, ma non c'era un cazzo di nessuno. Cioè, non, su tematiche del genere, così importanti, così centrali, in altri momenti storici, avremmo portato in piazza, nei nostri diversi territori e in manifestazioni nazionali, decine di migliaia di persone, se non numeri ancora più alti, perché non è che parliamo di vertenze micro specifiche, parliamo del welfare, della scuola, della salute. C'è un'oggettiva difficoltà che, secondo me, non basta a spiegare il timore del contagio: se vengo in piazza allora magari mi ammalo. Non è solo questo, non basta solo questo. C'è un'oggettiva difficoltà a forme di mobilitazione ampia, più tradizionali, post pandemia. E secondo me una parte importante del dibattito che dobbiamo fare quest'oggi e nel futuro dovrà riguardare la nostra capacità di reinventarci e ricostruire, la capacità di costruire momenti di spazio pubblico di confronto come questi, o di mobilitazione come le manifestazioni degli ultimi giorni e delle ultime settimane, capaci di essere al passo coi tempi. Perché se no, secondo me, il rischio, e questo è un altro feedback che do rispetto alla situazione genovese, è quello di trovarci in discussioni delle quali diamo un'analisi molto positiva rispetto al passato, a percorsi del passato, in cui riusciamo a ritrovare sia quella trasversalità, la radicalità, la capacità di coinvolgere soggetti concreti che provengono da mondi diversi, la capacità di farli convergere su un ragionamento comune, sulla necessità di un welfare diverso, e poi ci scontriamo con momenti che rischiano di deluderci personalmente e di farci dare delle valutazioni che non necessariamente poi corrette sul percorso che stiamo portando avanti rispetto ai numeri che questi percorsi portano in piazza. Noi l'altro ieri a Genova eravamo 1000 ed eravamo contenti, perché guardando in giro per l'Italia più o meno avevamo portato numeri simili a quelli di altre città. Ripeto, un corteo del genere con l'ampiezza di soggetti che lo sostenevano, di vertenze che portava avanti e con la gravità della situazione di cui stiamo parlando, non dico 20 anni fa, ma 2 anni fa, 1 anno fa, avrebbe portato probabilmente numeri molto diversi in piazza. Per cui quest'ultimo passaggio di Giso, l'importanza di reinventarci forme per cui poi i percorsi che costruiamo riescono a incidere nelle città, nelle piazze, e quindi riescono ad avere quel ruolo vertenziale di cui parlava Francesco prima, nei tavoli in cui verranno decise determinate cose, è secondo me una riflessione che ci tocca per forza, perché sennò rischiamo di costruire percorsi che poi nel concreto non riescono ad avere quella forza e quella potenza di cui parlava Francesco prima. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, a parte che piove, fa freddo, avevamo... Presentiamoci almeno con il nome, sì. Se abbiamo la mascherina, cioè, ce l'accende sugli Zoom e sullo Gianmarco De Pieri, Bologna.
No, dico, freddo, piove, mi hai anticipato Francesco come benvenuto una probabile bomba d'acqua per le 14:30, devo disinfettare il microfono, le mani, ho un'ansia addosso, avevamo così tanta voglia di farle in, no, in presenza questa assemblea. In realtà, lo dico come battuta iniziale, noi, diciamo la verità, cioè la sfida del Covid vale anche per noi, no? Cioè non è che possiamo vedere sempre solo come un limite le discussioni diciamo in remoto, a distanza. Nel nostro paese, diciamo, l'arretratezza culturale quasi così profonda e depositata non è soltanto costanza della scuola, non è soltanto, diciamo, dei del mondo delle istituzioni, e anche parte dei movimenti, no? Che qualche volta si sono un pochino adagiati, sono tran tran e hanno affrontato in ritardo la sfida della trasformazione della conflittualità anche su mondi che non sono solo quelli in presenza ma possono essere anche quelli digitali. Lo dico perché, così come non è assolutamente finito lo scenario pandemico, anzi è in piena, secondo me, evoluzione e diffusione sia su scala globale che su scala locale, è altrettanto evidente che noi non possiamo pensare a un ritorno all'origine delle forme organizzative tra di noi. Cioè continuiamo a perseguire, a continuare la ricerca di un modello organizzativo che assuma la sfera organizzativa digitale come elemento decisivo. Non torniamo indietro, per carità di Dio, non torniamo indietro. Detto questo, io credo che diciamo l'assemblea di quest'oggi debba essere un'occasione da vivere fino in fondo, tanti o pochi personalmente non mi interessa. Il tema che pone Francesco del quadro politico è assolutamente decisivo per noi. È evidente che se diamo una, come dire, una lettura di quadro per cui c'è stato un cambio di marcia in Europa, è altrettanto evidente che dobbiamo essere conseguenti con le scelte che andiamo a fare. Perché è vero che abbiamo fatto tante cose durante il lockdown, è vero che, io parlo sempre di casa mia come stile mio personale provinciale, è vero che abbiamo fatto tante cose a casa nostra, abbiamo reinventato i nostri spazi sociali come, diciamo così, comunità che diffondevano un vaccino sociale, un'idea, un prendersi cura delle povertà intorno a noi. È anche vero però che serve un cambio di passo. È evidente che dobbiamo reinventare l'iniziativa politica in un quadro che è completamente cambiato per quanto riguarda l'Europa. E allora, secondo me, la cosa più sbagliata che possiamo fare è rimanere anche nel 2020-21 uguali agli anni precedenti. Ripensare una progettazione dell'autunno che ci sfugge sempre, ogni anno di più. Ripensare a una pianificazione delle scadenze come se il mondo intorno a noi fosse sempre uguale. Come se il Covid fosse un accidente che possiamo tirar via con un tratto di penna appena ci fanno togliere le mascherine. Io penso invece che questo sia e debba essere un anno di svolta anche per noi. Lo dico anche confrontandomi con Paolo, ovviamente, no? Se la gente non viene non è che la gente sbaglia. Che la gente sceglie altre cose ed è legittimo farlo. Allora, qual è l'agenda politica adesso? L'agenda politica ci permette di ribaricentrare il nostro pensiero politico innanzitutto non solo sul breve periodo, ma dobbiamo tornare ad avere un pensiero di medio periodo e strategico, cioè costruire la nostra iniziativa politica non nell'oggi per domani, ma costruire l'accumulo di forza che ci serve per andare a questi tavoli negoziali. Cosa vuol dire costruire la forza? Perché la discussione sul programma la stiamo facendo, ma non può diventare né ombelicale né teleologica, non deve diventare metafisica. Dove sono i corpi e come organizziamo gli organi del comune? Questo è il tema. Perché non ci basta avere una sedia a quei tavoli. Noi dobbiamo
ripensare gli spazi pubblici della decisione della ricostruzione. Questa è la grande differenza che dobbiamo avere rispetto all'approccio concertativo che è egemonico in questo momento, direi che è di governo in questo momento. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire pensare che non anche la categoria di movimento va ibridata, va cambiata, va pensata in termini di costruzione di piazze che reclamano programmi del comune. Vuol dire pensare a costruzioni ampie che non hanno paura della contaminazione politica, che non hanno paura, da questo punto di vista la manifestazione di ieri andava in quella direzione. Va dato merito a Giso, a Giro, a Costanza, alle donne, agli uomini, genitori, docenti, alunni che hanno costruito quel tipo di impostazione politica che andava al di là della ritualità studentesca o sindacalista o sindacalese. Componeva una visione in qualche maniera. Ora il problema è che quel tipo di visione non va pensata soltanto sulla scuola, va pensata in termini complessivi. Per questo dico dobbiamo costruire, diciamo così, piazze del programma, cioè piazze che abbiano l'ambizione di convergere intorno a una trasformazione radicale dell'esistente, che non chiedono semplicemente un ritorno a più budget, no? Per ricomporre il welfare che c'era al tempo della lira. Dobbiamo costruire piazze in cui l'elemento del comune nella ricostruzione batta un tempo importante e che inverte i rapporti di forza. Ora, fare questo in Italia è estremamente affascinante perché al governo, per fortuna per noi, non c'è Matteo Salvini e una destra, diciamo, di tipo tradizionale. C'è un qualcosa di più complicato, c'è un qualcosa di più condizionabile, c'è un qualcosa di più fragile. Non c'è un nemico strutturato, c'è una coalizione che deve a sua volta cambiare, anche per dare seguito al voto che si è espresso nelle regionali. E allora, quando io dico piazza del comune, sto parlando di costruzioni di piazze ampie, non di 1000 persone, che non sono sufficienti a se stesse, non sono sufficienti a avere quel rapporto di forza che ti permette di, non solo di dire quali siano le linee che vuoi per il recovery fund, perché non c'è una neutralità nello sviluppo, no? È evidente che se le linee di budget vengono messe per sviluppare ancora di più la Valsusa, voi capite che non c'è nessun tipo di convergenza positiva in quel tipo di keynesismo della distruzione ambientale. Ma è altrettanto evidente, e questo è qualificante, secondo me, che queste piazze del comune chiedono di poter decidere dal basso come investire questo denaro. Cioè non è un problema solo di quantità, è un problema anche di come si decide di ricostruire con questo debito pubblico, mutualizzato ma sempre debito. Ora, c'è poi un problema del dove costruiamo questi dispositivi organizzativi. Io penso che la realtà vada anche letta con gli occhi di chi la osserva e ne trae, diciamo, delle lezioni. Non è che la realtà sbaglia e la testa dei movimenti sociali invece ci azzecca anche quando viene smentita dalla realtà. Io penso che nei prossimi mesi sia possibile costruire in maniera distribuita l'organizzazione. E che la processualità politica nella costruzione di questo pensiero lungo, di strategico, debba potersi fare anche sui territori metropolitani. Cioè la nostra capacità di stare insieme sta anche nel darsi un programma che stiamo costruendo, andare oltre chi lo ha fatto, perché se no parliamo tra alcune migliaia di persone, non tra i milioni che ci servono. Però penso che questa costruzione distribuita, metropoli per metropoli, città per città, possa essere un elemento interessante. Voi pensate qual è, se da qui a Natale riuscissimo a costruire piazze agitate per il programma, dove l'agitato significa ibrido, che
siano attrattive anche per le organizzazioni politiche storiche e tradizionali e anche a quelle sindacali. Voi capite qual è l'importanza che potremmo avere in questo paese se assumiamo il terreno della contesa della contesa politica, della ricostruzione del comune, con piazze partecipate da grandi assemblee e grandi cortei, che però vengono negli stessi giorni, con le stesse hashtag, con le stesse qualità di rappresentazione pubblica della parola. Ecco, io penso che così facendo potremmo avere alcuni utili segnali che ci permettono di capire se andiamo nella strada giusta. Buongiorno a tutte e tutti, sono Fabio e sono un lavoratore dello spettacolo. Allora, innanzitutto vorrei fare un quadro di quella che è la situazione attuale e il tempo renderà bene l'idea, diciamo, il tempo attuale. La battuta sul tempo dovevo farla pure io. E lo scenario attuale è quello di un settore con più o meno i dati sono di 350.000 lavoratrici e lavoratori, e che in questo momento sono il 70-80% è senza lavoro, cioè i teatri sono chiusi, non riapriranno soltanto, hanno riaperto soltanto i teatri stabili, hanno riaperto i teatri di cintura, che sono dei teatri per esempio per Roma legati al comune di Roma e di proprietà del comune. Tutto il resto, quindi tutto il settore privato, tutto il settore del live, quindi i concerti, sono chiusi e non si vede una data di riapertura, non si vede una prospettiva rispetto a questo mondo. Quindi la situazione è una situazione drammatica, una situazione dove le famiglie di lavoratori e lavoratrici che non hanno reddito, non hanno nessuna forma di reddito se non è stata quella l'elemosina del bonus che è stato dato durante il lockdown, una forma che è terminata, che non c'è, c'è un'attesa di un bonus che arriverà per luglio-agosto, che adesso allo stato attuale ancora non si capisce quando verrà data e in che modo verrà data. Stiamo parlando di un settore di lavoratori di 55-60 anni che vedono, se prima avevano difficoltà a lavorare, adesso ce l'hanno ancora di più e che vedono allontanarsi, cioè vedono che allungare i tempi per la pensione. Quindi stiamo parlando veramente di un settore che è in una situazione drammatica, fortemente drammatica. Finita questa parte, diciamo, che poi diciamo, per molti verrà l'analista perché siamo messi male. C'è invece un lato positivo, che è quello che è nato durante il lockdown, che ha visto una coscienza da parte dei lavoratori dello spettacolo che prima non c'era. Era un settore che non era sindacalizzato, un settore che non ha mai protestato, non si è mai vista una manifestazione di piazza delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo. Invece a febbraio-marzo, prima su assemblee Zoom nazionali, ha cominciato a far nascere all'interno di questo settore una coscienza che non c'è mai stata. Ha portato a manifestazioni prima in 30 città italiane, ad una manifestazione di fine giugno nazionale a Roma, che ha visto la presenza di centinaia e centinaia di lavoratori, e ha risvegliato questa pandemia, ha risvegliato una coscienza forte, ha risvegliato la volontà di poter diventare una vera e propria classe, cioè di lavoratori. A questo si è visto nascere un network nazionale
che è professionisti e professionisti dello spettacolo, dove ha visto già di presenza due assemblee nazionali partecipate e che chiede sostanzialmente quello che chiedeva Francesco, quello che diceva Francesco, quindi un reddito di continuità che non può essere più la misura del bonus, cioè dobbiamo assolutamente cancellare questa misura che è inappropriata e non serve a nulla, cioè c'è bisogno veramente di dare un reddito di continuità a queste migliaia di lavoratrici e lavoratori. A questo è nato una, per quanto riguarda questo network nazionale, un sindacato, che poi Tiziano, che è vicino a me, diciamo, racconterà questa esperienza dell'intersindacale. Non voglio togliere troppo tempo perché diciamo, il tempo ci chiede, diciamo, di essere brevi. E quindi Tiziano sull'intersindacale. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Intanto grazie a Fabio che ha raccontato un po' di questo percorso. Io proverò a concentrarmi, come diceva, su quello che è nato in seno al percorso delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo, quindi questa rete intersindacale che si chiama RISP, Rete Intersindacale dei Professionisti dello Spettacolo. Però poi verso la fine vorrei anche dire perché abbiamo deciso di portare questa parzialità, diciamo, questo punto di vista dentro uno spazio che tenta di avere un ragionamento di ampio respiro, diciamo così, perché penso che dentro a questo percorso possiamo riscontrare una serie di virtù e diciamo così anche di contraddizioni che poi bisogna avere la capacità di far uscire e far emergere, come diceva anche Giso nella sua introduzione, dalle vertenze, ascoltare e osservare anche quello che accade. Appunto, RISP nasce in seno a un'organizzazione, un'auto-organizzazione di lavoratrici e lavoratori che sono stati in grado durante la pandemia di costruire organizzazioni in un settore lì dove questo manca e mancava da moltissimi anni, di farlo in pandemia e di riuscire anche a uscire dagli schermi, oltretutto fra i primi a lanciare manifestazioni territoriali e nazionali anche a maggio a Roma, e a un certo punto anche a comprendere la necessità e il bisogno di avere uno strumento come quello sindacale, che fosse però a tutti gli effetti uno strumento che nasce dentro le discussioni e le assemblee territoriali, che si nutre, diciamo così, di quelle discussioni e che appunto ha la capacità di servire a stare lì dove molto spesso è difficile stare. E questo l'abbiamo detto, l'abbiamo sottolineato nella costruzione di RISP. Io penso che il percorso dei lavoratori dello spettacolo abbia segnalato che cosa vuol dire avere un rapporto maturo fra i coordinamenti collettivi, le mobilitazioni e lo strumento sindacale, ad esempio. Un rapporto che non è fatto di delega nei confronti del sindacato, ma è fatto appunto di partecipazione, di presa in carico, di rispetto reciproco, diciamo così, delle funzioni che ci devono essere. Questo penso che sia, l'abbiamo detto anche all'Assemblea Nazionale che c'è stata a Venezia qualche giorno fa, una cosa molto importante da preservare, da curare e soprattutto da portare avanti. Penso che ci mostri che cosa vuol dire calare le rivendicazioni di cui parliamo dentro la materialità delle cose, parlare di reddito dentro un settore che è strutturalmente intermittente, e quindi per riuscire a far uscire finalmente dalle nostre discussioni questa cosa, parlare di salario minimo in un settore in cui la falsa ripartenza non soltanto mette in luce la contraddizione fra salute e lavoro, di nuovo, e qui torna al reddito, ma anche il fatto che in questa falsa ripartenza i pochi che lavorano devono combattere per condizioni peggiori anche rispetto a quelli prima della pandemia. Che cosa vuol dire mettersi in connessione con le battaglie europee? Perché in Europa i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo si stanno mobilitando ovunque, ieri in Spagna, ma è successo in Inghilterra, a partire proprio da una situazione che probabilmente ancora è soltanto all'inizio, diciamo così. E io penso che dobbiamo avere la capacità di stare dentro le cose che accadono con questa visione, di starci da un certo punto di vista mettendoci al servizio di quello che accade, ma riuscendo a calare nella materialità tutte le cose che proviamo a discutere insieme. Questo forse è l'antidoto anche alle cose che dicevano gli interventi che mi hanno preceduto, a come si fa in modo che le mobilitazioni che ci immaginiamo in qualche modo vengano percepite in maniera larga e socialmente diffusa come una possibilità di incidere realmente sulle cose che facciamo. Se abbiamo questa profondità di sguardo e soprattutto costruiamo un ragionamento che non abbia ansie particolari, ma si dia il tempo e la capacità di discutere e di costruire effettivamente
convergenze programmatiche, ma non solo, penso che facciamo un pezzo importante. Anch'io sono convinto che siamo in un anno zero, però ecco, l'esperienza dei lavoratrici, delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo ci segnala che in un anno zero si trovano spesso risorse inaspettate e capacità di costruire organizzazione, discussione, mobilitazione, connessioni di cui abbiamo molto bisogno. Grazie. Buongiorno compagni, buongiorno compagni, io mi chiamo Giovanni, è la prima volta che vengo a un'assemblea del mondo che verrà e sono molto grato insomma all'organizzazione di questo appuntamento. Faccio l'insegnante, sono un insegnante del movimento di cooperazione educativa e proverò in modo molto rapido a creare una connessione che però secondo me è importante, a partire da alcune riflessioni che sono state fatte sulla questione che è chiaro per noi determinante, che è quella della capacità che avremo di allargare i discorsi che facciamo al di là delle vertenze, di coinvolgere persone che subiscono direttamente sui loro corpi, no, la violenza delle contraddizioni del capitale. E questa capacità ha molto a che fare con la questione della rappresentanza di cui pure è stato parlato, è stato detto. E purtroppo noi del Movimento di Cooperazione Educativa siamo poco abituati a usare solo la parola. Nella tradizione pedagogica che abbiamo cercato di rivendicare nelle scuole di questo paese, che viene da Bruno Ciari, da Mario Lodi, che viene dallo stesso Gianni Rodari, no? Abbiamo imparato a capire che i bambini, ma vale lo stesso per gli adulti, non ragionano solo con la parola, ma hanno bisogno di poter essere esposti a diversi linguaggi. Ma questo purtroppo vale anche per noi adulti. E quindi, senza che nessuno la prenda come una critica, se noi non capiamo che perché un'assemblea possa essere realmente democratica, partecipata e si possa allargare, dobbiamo fare in modo di trovare strumenti e modalità di discussione diverse da quelle che siamo abituati a praticare e che sono state egemoniche nell'arco del Novecento, continueremo a incontrare sempre le stesse difficoltà. Io non voglio dire che questa sia la ragione che determina il fatto che ci ritroviamo qui, indipendentemente dalla pioggia, in un esiguo numero, no, limitato di persone, perché la partecipazione e il motivo che spinge le persone a mobilitarsi e ad attivarsi dipende da molte più variabili. Però è chiaro che facilitare la discussione e la partecipazione è una questione che ci dobbiamo porre come urgente, altrimenti alle manifestazioni, alle assemblee, ai sit-in parlano solo le persone che sono abituate a parlare e intervengono solo le persone che sanno utilizzare questo canale espressivo, che sono abituate in qualche modo, educate a parlare e a praticare la parola. Noi dobbiamo cercare di trovare dei canali di partecipazione più molecolari, più ramificati, diversificati, che rendano quindi possibile un avvicinamento più graduale e che non creino quindi un ostacolo del quale probabilmente noi stessi ancora non siamo sufficientemente consapevoli e che poi dopo però inibiscono effettivamente la possibilità di allargarli certi percorsi, no? Perché se sentiamo queste difficoltà più vive sul nostro corpo, se riusciamo a mobilitarlo anche quando si tratta di intervenire nel mondo della politica, io credo che ampliamo la possibilità che poi i percorsi effettivamente si allarghino. Ribadisco, non è l'unica ragione naturalmente che probabilmente ostacola e crea una diffidenza al mondo della politica, però noi questa zavorra ce la trasciniamo dietro, è qualcosa che pesa ancora molto oggi e che fa sì per esempio che la stessa Costanza in qualche modo nel suo intervento quasi si scusi nel sostenere che priorità alla scuola nasce nel mondo della società civile, no? Non nel mondo dei genitori, nel mondo, come dire, dell'indistinto e del magmatico di una soggettività trasversale come quella dei genitori, no? Che per antonomasia in questo momento non è tra quelle con una sua collocazione chiara, no? Definita e ideologicamente definibile. Quindi ecco, io ringraziando contemporaneamente dell'opportunità a discutere, spero che nelle prossime occasioni ci sia modo poi invece
di suddividere, diciamo, il lavoro in modo che la discussione possa fluire in piccoli gruppi in modo più, più sereno, più orizzontale, e da lì, come dire, riuscire a effettivamente allargare più orizzontalmente il movimento di partecipazione. Grazie. Credo comunque che sia opportuno ricordare che nel percorso online abbiamo fatto molti tentativi per garantire l'orizzontalità. Nonostante le difficoltà anche tecniche, abbiamo lavorato in piccoli gruppi e abbiamo soprattutto fatto una straordinaria esperienza di scrittura collettiva a cui hanno partecipato un centinaio di compagne e di compagni. Tra l'altro, in questo momento ci sono circa 150 persone che stanno seguendo l'assemblea attraverso la diretta Facebook, quindi sentiamoci meno soli. Ecco. Ci sono due interventi adesso, quello di Sergio e poi Maya. Vabbè, buongiorno a tutti, io sono Sergio e sono di ADL Cobas. Vabbè, non pensavo di trovare questo freddo. Io abbiamo deciso, insomma, di partecipare, vorrei dare così un piccolo contributo a questa discussione di oggi, ponendo così alcune questioni, alcuni interrogativi che sono all'interno un po' della discussione che stiamo facendo un po' tutti, che poi si è un po' anche materializzata venerdì 11 settembre nell'assemblea che abbiamo fatto a Marghera all'interno del Climate Camp. Ecco, le cose che vorrei dire semplicemente sono queste. Allora, la prima è questa. Io credo che in questi ultimi anni, ma anche in questi ultimi mesi di lockdown, abbiamo visto che in realtà i movimenti, dal mio punto di vista, se la guardiamo su scala globale, non si sono mai fermati. In questi ultimi anni abbiamo avuto una generazione molto giovane che ci ha in qualche modo travolto con le mobilitazioni sulle questioni del clima, sulle questioni di genere. Abbiamo visto cosa è successo in America con Black Lives Matter, che non pone solo una questione di razza, ma io credo pone una questione di welfare, una questione di come questa crisi colpisca con una chiarissima denotazione di classe. E questo avviene un po' dappertutto. Abbiamo visto gli scioperi spontanei in marzo, aprile, anche qui in Italia, quando, nonostante la pandemia, facevano gli accordi per salvaguardare la produzione, anche quella inutile, e ribadendo ancora una volta che la produzione, il profitto viene prima della salute collettiva. E io credo che, come giustamente è stato detto, no, non dobbiamo pensare che ci sia una continuità, perché questo è stato uno shock da tutti i punti di vista. Però non credo che dobbiamo pensare che questo che sta succedendo accade nel vuoto. Io credo che appunto i corpi di migliaia di persone che sono stati colpiti da questo shock sono poi alla fine i protagonisti, devono essere al centro della risposta collettiva che noi ci poniamo di dare tutti insieme. Quindi io credo che il punto, noi come ADL Coba siamo un'organizzazione sindacale, però da sempre e ancora di più negli ultimi mesi, negli ultimi anni ci rendiamo conto anche di quanto limitativo sia questo, quando la risposta di tipo sindacale è una risposta solamente così, no? Sembra diventato sinonimo di lotta categoriale, no? Qualche gruppo, va bene, che ha qualche lamentela, qualche malcontento, vuole qualche piccolo aumento. Io credo che se noi esistiamo, esistiamo perché in realtà abbiamo trovato una disponibilità da parte di migliaia di lavoratori
soprattutto nella logistica, guarda caso lavoratori migranti alla stragrandissima maggioranza, di lottare contro il supersfruttamento a cui erano sottoposti. E però appunto ci rendiamo conto di questo limite, quindi vorremmo contaminarci, farci attraversare, a nostra volta attraversare anche tutti questi altri movimenti che comunque ci sono stati. E così come appunto ci citava prima, no, i lavoratori dello spettacolo, ma tantissimi altri, i precari, quelli che hanno perso il lavoro, perché certo l'Europa ha deciso di cambiare strategia, ma sicuramente l'impoverimento di milioni di persone è una cosa che abbiamo tutti davanti agli occhi, così come il fatto che anche quello che hanno messo, perché se hanno messo dei piccoli bonus per i lavoratori dello spettacolo, che adesso non ci sono neanche più, ma dobbiamo anche dire che tutti quelli che sono stati e sono ancora, come i lavoratori del turismo in cassa integrazione, non ce la fanno a vivere, cioè è una miseria, è una cosa vergognosa quello che c'è. E quindi diciamo il terreno di lotta secondo noi deve essere, che può essere riunificante con il senso di urgenza che ci danno gli altri movimenti, quello sulla crisi climatica intesa come una crisi di un intero sistema, che ci dà il Black Lives Matter, che ci dà i movimenti femministi. Con questo senso di urgenza noi crediamo che dobbiamo porre al centro la questione del reddito, inteso appunto, come si diceva anche prima, come necessità di porre al centro la nostra vita, i nostri bisogni, i nostri desideri, quindi tutto quello che si chiama la cosiddetta riproduzione sociale. Da questo punto di vista noi abbiamo proposto e proponiamo, anche chi c'era a Marghera appunto, abbiamo sempre cercato di praticare questo metodo appunto intersindacale, quindi non essendo affezionati a una particolare forma di organizzazione o avere la bandierina o fare il sindacatino di base, che però ha la stessa burocrazia che hanno quelli grandi, solo fatto in piccolo, no? Ma cercare di avere un modo, un sistema diverso. Allo stesso tempo pensiamo che ci sia la necessità appunto che questa questione del reddito non sia solo una enunciazione, la lista, ma che abbia la necessità di materializzarsi nei nostri quartieri, nella ricostruzione di mutualità, che però diventi anche rivendicazione, che sappia trasferirsi alcune questioni tipo quelle della casa e quindi la questione della rendita, cioè di chi in tutto questo periodo, nonostante la cassa integrazione e disoccupazione, non è stato assolutamente toccato da questo shock, dalla pandemia, perché tanto hanno la loro rendita. E allo stesso tempo mettere in discussione anche alcuni sistemi, come a Venezia l'industria del turismo, che vede migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici soprattutto senza un reddito o con un reddito da miseria, sapendo che il sistema non può essere quello di ritornare a come era prima, ma appunto da rimettere questo al centro. Allora noi cerchiamo di lavorare perché questo autunno ci sia un percorso diffuso a livello locale, territoriale, di lotte che si riprendano, si riapproprino di questo reddito, di quello che ci spetta, di un miglioramento delle nostre condizioni materiali, e che questo possa diventare anche un percorso comune che risuoni, che ci sia un dibattito, che questo venga messo al centro dell'agenda. Chiudo dicendo una cosa perché è abbastanza, secondo me, importante. Allora, è chiaro che io credo che questa condizione e quindi la battaglia anche sul recovery fund, e quindi che queste risorse noi le rivendichiamo per quello che ci serve, per questa idea di cura di noi, dei nostri corpi, delle nostre comunità, del nostro ambiente, dei nostri quartieri, delle nostre città, è e sarà una battaglia fondamentale. Chiaro che dico una cosa, cioè noi a Venezia abbiamo avuto già un mese fa i commercianti, gli industriali e i sindacati confederali che facevano le manifestazioni tutti insieme per dire sì alle navi da crociera in laguna.
L'altro giorno abbiamo avuto un comunicato congiunto di Confindustria e CGIL, perché l'altro sabato abbiamo fatto un'iniziativa di sanzionamento alla centrale dell'ENI di Porto Marghera, in cui sostanzialmente CGIL e Confindustria chiedevano di arrestarci. Allora, io dico, è chiaro che ENI, perché non è che c'è solo il governo, no? Io credo che forse le politiche energetiche e economiche in Italia le decide più ENI che il governo. Però se qui fa la faccia appunto del lo si chiama greenwashing, no? Vuol dire va bene, facciamo un po' di verde da queste parti, tanto poi in Libia, in Congo, in Nigeria, devastiamo, facciamo tutto quello che vogliamo. Ok? Io credo che se questa è la situazione dobbiamo anche dire queste cose con chiarezza, così come è chiaro che è difficile fare la lotta antirazzista con chi ha fatto il Job Act o con chi non ha ancora eliminato i decreti sicurezza. Quindi io credo che dobbiamo partire da questo metodo, dall'idea che io credo che la disponibilità a costruire delle lotte, delle vertenze, delle mobilitazioni appunto ampie, non proprietarie, non perimetrate, eccetera, eccetera, ma debba partire appunto da una chiarezza di questo tipo. Maya? Ciao a tutti, vengo da Genova, sono una studentessa universitaria. E volevo ricollegarmi su vari discorsi che sono stati tirati fuori in questa assemblea. Parlo a livello provinciale perché conosco il mondo di Genova e stiamo facendo diverse lotte, in particolare sull'istruzione e sull'università. Sinceramente c'è una cosa che ho visto sia a livello più specifico all'interno dell'università, sia a livello un po' più ampio, a livello delle varie reti che si sono create sul territorio, è quello che appunto c'è stata una convergenza dei vari movimenti e dall'altra parte una convergenza delle lotte, cioè abbiamo iniziato noi personalmente come collettivo universitario a parlare di una cosa molto piccola, le tasse universitarie, e piano piano discutendo e parlando fra di noi abbiamo iniziato a parlare di diritto allo studio, diritto alla salute, diritto al lavoro e abbiamo iniziato a tessere proprio una rete. Questo si è sviluppato poi anche a livello più cittadino con vari movimenti e varie vertenze, quindi l'unione fra genitori, medici, movimenti come possono essere quello per l'ambiente, quello contro il razzismo, non una di meno, quindi il tema del femminismo. D'altra parte sono molto brava a fare critiche, me lo dicono spesso, c'è un problema nel linguaggio, perché è vero quello che diceva Paolino, siamo poi mille, però toccando temi così vari e così ampi non dovremmo essere mille, quindi c'è un problema su come noi ci poniamo ai cittadini e noi ci poniamo agli studenti in generale. Questo sta di fatto che bisogna un attimo anche immaginarsi un linguaggio diverso, un linguaggio che possa inglobare e attirare le persone dentro questi spazi che si stanno creando e dentro questi movimenti che si stanno creando, se no saremo sempre i soliti 200, i soliti 1000 che scendono in piazza, si conoscono tutti da quando hanno 16 anni e non tessiamo nulla, almeno questo è quello che vedo, soprattutto a livello studentesco, cioè come studenti proprio è difficile portare in piazza qualcuno che non è mai stato in piazza. Non so se mi sono fatta capire. Questo secondo me è legato tanto su appunto il linguaggio, la comunicazione, più che su i punti programmatici, perché se poi parli con uno studente qualsiasi ti dice sì è vero, il Covid ci ha obbligato a stare a casa e io i laboratori
di chimica, di medicina non li sto facendo, questo è un problema. È un problema che devo pagare 2000 euro a tassa per fare le università scientifiche. Però poi queste persone che riconoscono i problemi, che magari sono d'accordo con te nel discorso, in piazza non scendono. In che cosa sbagliamo? In che cosa possiamo migliorare per far sì che queste persone che riconoscono i problemi scendano in piazza con noi? Questo secondo me è un interrogativo che deve essere preso in considerazione se c'è un errore proprio nella comunicazione verso i cittadini delle varie città. Allora c'è Roberta adesso e poi Eleonora. Grazie ai compagni e alle compagne per questo grande sforzo organizzativo e volevo solo dire due cose sull'assemblea, come è venuta fuori, insomma è stato già detto da chi mi ha preceduto molto efficacemente, e vorrei soltanto ribadire il fatto che l'assemblea del mondo che verrà come incontro di piattaforma dentro una pandemia è stato un momento molto forte da un punto di vista di un rituale nuovo che abbiamo inaugurato. In un momento di grande vulnerabilità collettiva c'è stata questa capacità di uscire dal proprio privato, dalla individualizzazione nella quale eravamo costretti grosso modo, anche se le reti di mutualismo sappiamo bene continuavano, per dare, come dire, un momento di presenza collettiva, politica e anche affettiva in qualche modo a tutti e a tutte. E questa cosa mi sembra molto importante nel momento in cui tutto quello che è accaduto nell'ultimo periodo e la pandemia stessa ci ha messo di fronte alla consapevolezza di una grande vulnerabilità dei corpi e quello che stiamo attraversando con tutti gli aspetti, anche il portato delle trasformazioni economiche e politiche che conosciamo da tempo, ci ha esposta ancora in più grande misura. Ecco, in questa situazione potremmo parlare di una femminilizzazione dello spazio pubblico, dello spazio politico, dello spazio che attraversiamo tutti i giorni in tutti i sensi. Proprio per questo il metodo femminista è, a mio avviso, uno strumento fondamentale, non è soltanto una questione presenza evidente e massiccia dentro la società che si sta muovendo in grande quantità, in grande presenza, con grandi pressioni da tutte le parti del mondo, ma è anche proprio un'idea di stravolgimento, di trasformazione politica, culturale di cui dobbiamo impossessarci nella maniera più completa. Lo sciopero femminista in questo momento diventa lo strumento di riferimento per comprendere come fare politica in una situazione nella quale occorre ripensare la relazione, perché la relazione sempre dentro la strutturazione del politico è relazione politica, ma le relazioni si trasformano in un'ottica emergenza sanitaria come quella che stiamo attraversando. Ciò che è vicino e ciò che è lontano è stato detto anche prima di me. Oggi abbiamo 150 persone online, quindi questa assemblea non è fatta solo delle presenze vicine, ma quelle che si trovano in qualche modo in contatto con noi al di fuori di questo spazio strettamente fisico. Questo significa in qualche modo ripensare anche a tutte quelle forme di mobilitazione nelle quali le donne che hanno attraversato il femminismo e le lotte femministe, soprattutto nell'ultimo periodo, hanno ripensato la capacità di produrre
mobilitazione e conflitto. Ecco, secondo me una grande lezione in questo momento di grande vulnerabilità viene da quello spazio lì. Potremmo parlare anche proprio in termini di egemonia culturale del femminismo, consentitemi questo termine, per anche se tra virgolettato. Non a caso l'incontro tra questa assemblea del mondo che verrà e la scuola è stato un incontro felice. Perché è stato un incontro felice? Perché proprio era dentro, diciamo, questa dimensione in cui le donne per prima si sono mobilitate sulla scuola. Vi ricordo, come tutti sapete, che a partire dalla scuola dell'infanzia la presenza delle donne è come dire centrale, se non altro da un punto di vista numerico, ma evidentemente non solo, e non solo, quell'incontro felice ha prodotto una trasformazione, un lavoro politico di mobilitazione, che è quello sulla scuola che a cui stiamo assistendo, speriamo anche ai suoi primi passi. Quindi non è un incontro, a mio avviso, casuale, così come non è un incontro casuale il fatto che, a prescindere, diciamo, da gli intenti di coalizioni che normalmente si danno come giustapposizioni identitarie di gruppi o di organizzazioni differenti, la mobilitazione in quel caso invece ha prodotto una relazione significativa e trasformativa nell'incontro tra genitori, insegnanti, studenti, che in nuce possiamo dire è quella, e non come giusta posizione di blocchi precostituiti identitari, produce significativi passaggi in avanti. Io mi fermerei qui e vi ringrazio. Innanzitutto grazie alle compagne e ai compagni di Acrobax che ci ospitano, alle compagne e ai compagni che hanno organizzato l'assemblea. E io proverò a interloquire con le questioni che ha posto Giso, essendo molto avvantaggiata dal fatto di intervenire dopo Roberta, che ha, diciamo, centrato molte delle questioni che, diciamo, vorrei condividere con voi. Ma la prima a me sembra questa, diciamo, in relazione a che cosa è nato durante il lockdown e che cosa sta continuando oggi. A me sembra, diciamo, che un punto centrale che non dobbiamo disperdere e che abbiamo iniziato a cogliere insieme durante diciamo, le riunioni online, è che, diciamo, la nostra efficacia è e sarà direttamente proporzionale alla capacità che avremo di cambiare e di cogliere il carattere epocale del cambiamento che stiamo vivendo. La nostra efficacia sarà inversamente proporzionale al continuismo, all'horror vacui, alla incapacità di mettere in discussione noi stessi, noi stesse, il nostro modo di organizzarci. Come chiamarlo questo cambiamento epocale? Io penso che siamo dentro una, diciamo, messa in mora del realismo neoliberista, e cioè, diciamo, dell'egemonia culturale del neoliberismo, intesa come diciamo, primato assoluto, come dogma della, diciamo, della competizione e della privatizzazione. Questo ovviamente, diciamo, apre una partita dall'esito non scontato, ed è questo che, diciamo, su cui vorrei brevemente soffermarmi. E cioè, in questa faglia, diciamo, gli esiti sono come sempre due nelle situazioni di crisi. Noi possiamo, diciamo, o lavorare per affermare una società della cura e quindi essere efficacemente affermativi, o subire diciamo, una rivoluzione passiva, che è quella che diciamo, rischiamo di non diciamo, saper fronteggiare qualora non
avessimo la capacità di lettura, e qui sono totalmente d'accordo con Francesco, di quello che sta succedendo, di quello che sta cambiando a livello europeo. Allora, io voglio dire soltanto tre cose a questo riguardo. Primo, lo diceva Roberta, il femminismo ci dà sicuramente degli strumenti per appunto non continuare ad essere quelli che eravamo e per leggere i cambiamenti che stiamo vivendo. In primo luogo il nesso produzione-riproduzione, la società della cura, io credo anche la capacità di leggere il rischio del lavoro da casa generalizzato, cioè il rischio di un lavoro che non è più esposto pubblicamente e quindi che non è più riconosciuto pubblicamente e quindi rischia di non essere, diciamo, neanche retribuito adeguatamente. Penso che ci dia una chiave di lettura anche utile per leggere un altro nesso che è cambiato, quello tra il naturale e l'artificiale. Senza, diciamo, tornare a Braidotti o Arua, io credo che anche qui oggi è un ritorno in presenza fino a un certo punto. Questo secondo me dobbiamo dircelo, perché le nostre relazioni corporee, la prossemica, la modalità di esprimere la relazione attraverso i corpi è radicalmente cambiata e credo che questa cosa la dobbiamo nominare, vedere, non dobbiamo rimuoverla. Io la vivo da compagna, la vivo da insegnante. Per me il ritorno in classe non è stato un ritorno a come era prima, perché parlare con i ragazzi e con le ragazze, dovendo mantenere una distanza di 2 metri, cercando di capire che cosa ti dicono da dietro la mascherina, alcuni insegnanti che si sono di fatto trasformati in guardiani della distanza, dover sorvegliare e interrogarti su quanto li stai sorvegliando e quanto li stai tutelando, tutte queste cose a me non parlano di un ritorno a come eravamo, parlano di questioni tutte da ripensare. Così come dobbiamo ripensare, questa è una cosa che per esempio mi ha dato tantissimo la discussione che abbiamo fatto durante quei mesi, io penso che tutti noi e tutte noi che svolgiamo un lavoro nelle istituzioni della formazione, della ricerca, abbiamo dentro abbiamo la consapevolezza, no, di quanto del nesso tra sapere e potere, di quanto la conoscenza delle parole, le conoscenze ineguali siano differenze di potere. Ecco, a me quello che ha consegnato la discussione che abbiamo fatto in quelle settimane è quanto le stesse piattaforme su cui ha viaggiato la formazione, in un luogo in cui noi cerchiamo di compensare, di contrastare le disuguaglianze di sapere e le disuguaglianze di potere, abbia viaggiato in realtà su dispositivi in cui la capacità di aggregare sapere, dati, è potere. Quindi io penso che il tema del gap computazionale tra i soggetti del conflitto, le multinazionali delle informazioni, sia uno dei temi che noi dobbiamo mettere nella nostra agenda politica. Ultima cosa, anche su questo sono totalmente d'accordo con Francesco. Per me è un altro mondo l'Europa in cui stiamo vivendo, è totalmente un altro mondo, è un'Europa che ha messo in mora il patto di stabilità, che ha sdoganato possibilità che sembravano del tutto impensabili fino a 2 anni fa, fino a 1 anno e mezzo fa. Però appunto dobbiamo evitare di lavorare per l'Europa che vogliono von der Leyen e Gentiloni. La dico più chiaramente, von der Leyen è la stessa che poche settimane prima del lockdown esaltava il governo greco per la sua capacità di respingere i migranti. Allora, io penso che questa sfida, dobbiamo saperla leggere. Io credo che sia in gioco, in corso una grande capacità del capitale europeo di ristrutturarsi e fare la sua lotta di classe dall'alto in forme nuove. Credo che noi dobbiamo ragionare su come riorganizzare completamente la nostra lotta di classe dal basso, sapendo che la giochiamo in un mondo nuovo,
e dobbiamo organizzarla con forme e con vocabolario del tutto rinnovato. Aggiungo un tassello. Nel momento stesso in cui si ragiona dei 209 miliardi, vengono dette due cose. Uno, che quota 100 è finita e non sappiamo cosa verrà dopo quota 100. Due, l'attacco a Tridico, che diciamo, ora io non sono ovviamente una fan di Tridico, ma è evidente che lì si sta giocando una partita per mettere in discussione persino il reddito di emergenza, persino quel poco di elemosina che c'è stato durante il lockdown. Allora, io penso che noi dobbiamo giocarcela su due tempi, compagni e compagne. Uno è quella della riorganizzazione dei rapporti di forza, perché diciamo, se noi non siamo capaci di organizzare le forze del conflitto non ci sarà nessuna capacità negoziale. La seconda, la dico diciamo, davvero come una battuta, 10 anni fa alcuni di noi erano in piazza contro i tagli costituenti. Beh, oggi noi dobbiamo avere la capacità di leggere che questi 209 miliardi possono essere costituenti. Possono essere costituenti di un nuovo modello di welfare, possono essere invece costituenti di nuove relazioni tra impresa e lavoro sbilanciate ancora di più a favore dell'impresa. Per cui io credo che dobbiamo avere la capacità di agire con efficacia sia nel breve periodo, appunto Francesco diceva aprile, i 209 miliardi, sia ovviamente nel lungo periodo in termini di riorganizzazione del lavoro e del conflitto. Grazie Leonora. Chiederei un po' di silenzio per poter seguire l'assemblea, poi eventualmente tra un po' possiamo fare una breve pausa. Adesso ci sono molti interventi prenotati. E ce n'è uno che non mi sono segnato e non ricordo. Ah, certamente tocca a te, scusami. No, gli interventi che ho segnato sono quelli di Alba, Ottavia, Antonio, Agostino, Leila, Cecilia e Salvatore. Chi? Ciao a tutti e a tutti, io sono Federica da Rimini e dunque proviamo a portare qualche contributo rispetto a suggestioni così su un po' quello, riprendendo anche gli interventi che sono stati fatti prima e in particolare concentrandoci anche un po' su un lavoro che abbiamo aperto a livello territoriale sui temi del welfare e anche del disagio abitativo. E faccio un passo indietro, nel senso che una anche credo dei punti di partenza che anche più volte abbiamo affrontato, sia come di fatto in questo momento qua non si tratta più appunto di difendere, no? E di resistere rispetto a un discorso di smantellamenti, di tagli, di definanziamenti del welfare, quanto il fatto invece di pensare a delle forme su come innovarlo e strappare nuove istituzioni, nuove politiche sociali. La crisi sanitaria sono cose anche che in un qualche modo abbiamo già ripercorso, così affrontato. È chiaro che ha messo in evidenza quelle che sono le cose che non andavano, le ha portate alla luce, e questa cosa qui pensiamo sia però anche occasione, come è stata tante volte, ce lo siamo detti, nei periodi di crisi, anche proprio per in un qualche modo dirigere questa crisi e pensare a come riuscire a coglierla come delle occasioni. E, come in tante altre città, anche in Emilia Romagna, anche a Rimini, durante tutto il periodo del lockdown ci sono state diverse pratiche che in realtà poi si sono potenziate, perché molte erano già
anche in essere di mutualismo urbano, quindi dal tema delle unità mobili di soccorso e di sostegno alle persone senza dimora, alle staffette solidali alimentari che hanno raccolto appunto i generi di prima necessità, il vestiario usato per ridistribuirlo, fino agli sportelli di supporto per le persone che facevano fatica a pagare l'affitto. E queste pratiche di mutualismo si sono appunto intrecciate a livello locale con un lavoro lento ma anche molto stimolante e interessante che stiamo portando avanti su appunto il tema della grave fragilità e grave precarietà abitativa e dei bisogni anche che esprimono tutta quella ampia fetta di persone senza dimora e senza casa. E io porto questo esempio qua perché secondo noi in realtà può essere uno stimolo importante e ci ritrovo anche in quello che stiamo facendo, tanti elementi di discussione che sono emersi questa mattina e soprattutto l'attitudine al fatto di provare a costruire dei mobilitazioni attraverso dei percorsi che siano ampi, che riescano a coinvolgere, a tenere insieme tutti gli attori sociali, che riescano anche ad innovarsi non solo in quello che reclamano ma anche sul livello dei linguaggi e anche della narrazione. Perché noi stiamo portando questo percorso appunto a livello più locale si sta dando innanzitutto su un'azione multilivello, si sta dando attraverso un coinvolgimento di vari attori sociali, quindi dagli operatori e dalle operatrici dell'accoglienza a educatori e educatrici, attivisti e attiviste delle realtà sociali, ricercatori, cittadinanza, delegati sindacali. Quindi tutti quelli che in un qualche modo possono avere appunto voce in capitolo. E nasce dalla necessità che noi abbiamo visto anche a partire da esperienze come quella di Casa Don Andrea Gallo per l'autonomia di ripensare davvero da capo e a 360 gradi i servizi per le persone senza dimora, a partire da gravi lacune che ci sono state in termini di risposta durante appunto il lockdown, con la sospensione di servizi anche essenziali, dalle docce all'accoglienza notturna, distribuzione vestiari, eccetera. E un percorso che però poi si pone anche il tema di reclamare reddito, di dire che sono necessarie risorse anche economiche per poi strappare i lavoratori e le lavoratrici del sociale, ma anche tutti i ricercatori e dottorandi dalla precarietà. E quindi il fatto di individuare delle soluzioni concrete rispetto a dei bisogni che ci sono, il tema di innovare i servizi e quello di creare mobilitazione larga intorno a questi temi qua. L'altra questione è quella del welfare, quindi anche qui come innovare il welfare eliminando comunque tutti quei confini invisibili ma estremamente reali, vivi, che ci sono e che in questo momento qui rappresentano degli elementi di esclusione e di allontanamento, di selezione anche di accesso sulla base appunto della razza, della cittadinanza, del genere. Come pensare anche ad un welfare che non sia, quindi sottrarlo da una dinamica assistenziale, caritatevole, che riesce sì magari a dare una risposta nell'immediato a quelli che sono i bisogni dell'individuo, ma non va poi a lavorare su quello che è il vero problema che ha generato quella condizione. E allo stesso tempo il fatto della richiesta di pensare un welfare che dia autonomia, ma che soprattutto sia in grado anche di dare gli strumenti alle persone per gestire e per agire con l'autonomia. E poi anche l'altro tema, che è quello della burocratizzazione. Noi tanto spesso ci troviamo a scontrarci con questo elemento che rappresenta poi anche un blocco veramente forte sia alle spinte anche innovatrici che vengono dal basso, all'organizzazione e cooperazione tra le persone. E prima di chiudere volevo porre anche altre due questioni, due aspetti.
Uno è quello legato al tema del conflitto, quindi che cos'è il conflitto nel 2020, in questo tempo qua, nell'epoca della pandemia, e della necessità, secondo noi, dell'importanza assolutamente di agirlo come spinta, come motore di cambiamento, di costruzione di nuova società, di nuovi mondi, ma anche la necessità comunque di ripensarlo in termini di modalità, di processi, di pratiche. E l'altro è la questione della narrazione. Ovvero, cioè, in questo a me ha colpito anche l'intervento prima di Giovanni rispetto alla necessità anche di riuscire a ripensare delle forme nuove, ma anche di raggiungere poi le persone con cui appunto con cui ci relazioniamo, a cui parliamo, e quindi come la narrazione da un lato non sia un campo neutro, ma è comunque e deriva da delegata al punto di vista di chi la racconta e di come la narrazione crei immediatamente una realtà. Allora, a partire da questo e dal fatto che siamo di fronte ad una politica estremamente emozionale, sensazionale, fatta di slogan e anche di marketing, noi in Emilia Romagna col PD questa cosa la vediamo palesemente, ma è poi in realtà una modalità che arriva fino alla Lega e che in un qualche modo va a separare i fatti, li disconnette tra di loro, i fatti di cronaca e quello che succede da questo punto di vista, da Colleferro a quello che è successo a Caivano fino a Como, no? Con anche l'ultimo episodio con l'assassinio di Don Malgesini. E dobbiamo essere in grado, secondo noi, di individuare un modo nuovo per raccontare i fatti, per riuscire a anche ricreare quella relazione di spazio-tempo con le persone che ci permette di farci capire, di costruire una contronarrazione rispetto a quella dominante, molto spesso tossica, e a ricostruire anche senso critico. Grazie a tutti. Grazie Federica. Io attualmente ho 13 interventi prenotati, che sono molti. Chiuderei gli interventi. Se c'è qualcuno che deve assolutamente parlare, me lo venga a dire adesso. E chiederei a tutti di fare veramente uno sforzo per rimanere nei 7-8 minuti, in modo che possiamo chiudere intorno alle 15. Adesso c'è Alba. Aspetta che ti devo sanificare. Ciao a tutti, cercherò di essere il più sintetica possibile, proprio per dare spazio a tutti. Ripartirei essenzialmente da un concetto fondamentale che credo che sia l'essenza base da cui partire, cioè il diritto alla vita. Perché ciò che ci consente, secondo me, di dare centralità all'unificazione di ogni tipo di lotta è di raccolta diretta dei bisogni, che parte, secondo me, dalla strada e dalla possibilità di ritornare forse un po' alle origini di questo percorso che finora ci ha accompagnato virtualmente, ma che oggi ci dà la possibilità di rincontrarci attraverso dei gruppi di lavoro che avevano portato alla stesura poi del manifesto politico di questo percorso, e che erano stati individuati sostanzialmente in una logica antisistemica, strutturale, che è imprescindibile a partire appunto dalla possibilità di rivendicare il diritto di esistenza e riesistenza delle persone. Una cosa che mi colpiva ieri camminando in strada per Roma, al di là della pioggia e della scarsa partecipazione agli eventi di manifestazione, dopo tanti mesi che ci siamo ricordati la necessità di rincontrarci nelle piazze, e che denota sicuramente, al di là dell'aspetto numerico, la scarsa possibilità del tessuto sociale di non ragionare più in modo corporativo ma semmai cooperativo, e quindi la logica del bene comune, dell'esistenza di ognuno attraverso nuove pratiche orientate alla riappropriazione di spazi e tempi di vita di ognuno di noi, era ad ogni passo il continuo vedere persone buttate in ogni angolo di strada della capitale.
segno di una trasversalità e orizzontalità di come la crisi colpisca proprio tutti indistintamente. Quindi supererei il concetto anche rispetto alle questioni migratorie della solita divisione noi e loro, ma ripartirei dalla centralità delle persone come raccolta dei bisogni reali e che vanno appunto dalla necessità di ricreare nuovo welfare sociale. Attraverso il mondo che verrà avevamo individuato come temi centrali l'aspetto della formazione e università, che secondo me andrebbe sradicato solo dall'appiattimento verso i sistemi formali che finora ci caratterizzano, e darei molto più spazio alle questioni di innovazione sociale e tecnologiche, sia attraverso nuove forme di condivisione e compartecipazione delle informazioni attraverso lo strumento virtuale, che non sia espropriazione di sapere ma condivisioni in reti e coordinamento di accesso alle informazioni più plurali e democratiche. L'altro aspetto è l'accesso alla sanità pubblica e al diritto al, così come lavoro e i diritti fondamentali, che sono stati espropriati sempre più costantemente dalle politiche neoliberiste, che in questi anni non hanno dato alcuna rivendicazione alle istanze di esistenza delle persone. Quindi l'aspetto del reddito come centrale, e che può essere secondo me fondamentale solo nel momento in cui si riparla di un reddito universale garantito, e in questo forse l'aspetto della rappresentanza sindacale diventa fondamentale. Lo dico da disoccupata 37enne, dopo che ho avuto una serie di percorsi formativi di alta qualificazione che mi porterebbero a essere oggi un tecnico europeo, che tornando in Italia invece facciamo i conti con una disgregazione del corpo sociale, la mancanza di riconoscimento delle competenze e un appiattimento verso il basso di un modello escludente. Per cui il reddito come lotta unificante per dare senso è rispetto alle persone, che siano essi migranti oppure no. L'aspetto dei confini e della frontiera diventa poi un aspetto essenziale, in quanto stiamo assistendo sistematicamente a delle politiche securitarie emergenziali che col Covid vengono sicuramente messe in rilevanza maggiormente. E quanto sta accadendo nei Balcani, sulla rotta balcanica, con gli accordi di riammissioni, l'abuso di potere delle polizie, le violazioni costanti, nella completa assenza di una responsabilità europea e nel silenzio costante sui mezzi di informazione a livello locale, nazionale e internazionale, ci pongono una questione etica di come continuiamo a relazionarci con l'altro e di come la stessa Unione Europea stia rinnegando i propri pilastri fondativi. Quindi concludo con l'importanza di dover connettere le lotte sui temi che erano il femminismo, attraverso un ribaltamento del concetto di cura, così come ci siamo più volte ripetuti nel corso di questo percorso, la questione ambientale e la questione del reddito come assi centrali attraverso cui muoverci, sulla necessità però di dare vita alla possibilità di riconnettere le lotte e le rivendicazioni del diritto alla vita con nuove forme di resistenza che partino però dal concreto, affinché questo percorso possa avere una sostanza pratica operativa, che da qui in poi dovrebbe essere una nuova logica con cui iniziamo a spostare i temi da un ordine teorico a un ambiente più pratico, che possa appunto partire però dall'importanza di creare nuova compartecipazione e cooperazione nell'interesse del bene comune di tutti, prestando appunto attenzione al fatto che la crisi sta colpendo tutti e che non si può prescindere da una visione integrata, antisistemica e anticapitalista, come nuova forma di riscatto sociale e di dignità contro ogni tipo di sfruttamento e razzismo e sessismo a cui viviamo. Grazie. Allora c'è Ottavia adesso. Ecco, io sintetizzando, proprio cercando di fare, volevo portare una proposta. Quindi, riconoscendo il valore della piattaforma su cui in qualche modo abbiamo veicolato tutta una serie di discussioni in questi mesi. Io sono Ottavia di Genova, faccio parte della rete Già Settembre e comunque sono un'insegnante di scuola di infanzia. La complessità sui territori nazionali rispetto al lockdown ha fatto niente più che emergere un disagio profondo a livello globale, economico, sociale, di relazioni e di rapporti.
Partendo da un punto di vista tecnico, l'autismo collettivo che si è venuto a creare e le difficoltà che sono emerse hanno fatto emergere una cosa molto interessante. All'interno dei quartieri una sorta di solidarietà legata a un bisogno essenziale, che era il bisogno legato alla cura, al bisogno ad avere essenzialmente da mangiare, ad avere i bisogni legati a delle necessità primarie. Ora, da questo caos totale, definitivo ed europeo, la cosa interessante è che anche le persone che non si avvicinavano a determinate tematiche, che erano chiuse in un individualismo totale, hanno cominciato a porsi delle domande, perché le difficoltà economiche, sociali, di integrazione, di accesso a quel poco di servizi che ci sono rimasti e di diritto, hanno cominciato a far emergere delle istanze collettive. Ora, una cosa che, su cui dovremmo secondo me lavorare è ragionare non solo sui linguaggi, ma anche su come dare spazio a queste istanze che sono collettive. Nel momento in cui mi viene negato l'accesso alla scuola come diritto universale, o mi viene posto un elemento classista che è quello dell'iscrizione online nella scuola e della possibilità di accedere solo poche ore, nego il diritto non solo alle famiglie a grandi fasce di poter lavorare in una determinata maniera, di poter riuscire a tornare a lavorare, di poter avere diritto, e soprattutto le fasce più deboli che non hanno accesso ai mezzi online sono coloro che sono le più penalizzate. La mia categoria lavorativa è parcellizzata, non si identifica più assolutamente sui sindacati e non c'è più fiducia da questo punto di vista, quindi credo che dovremmo riuscire a essere riferimento per queste istanze collettive. Quindi la piazza funziona nel momento in cui io mi interfaccio e sono credibile, e per farlo non devo riuscire a creare delle relazioni reali e strette per riuscire a comunicare effettivamente dei contenuti. Quindi la responsabilità credo che abbiamo è quello davvero di essere di nuovo riferimento. E perché essere riferimento bisogna veicolare linguaggi, bisogna creare reti possibili, bisogna ricompattare quelle che sono le istanze dei lavoratori, di chi non ha accesso più al welfare, e soprattutto essere portavoce di coloro che sono dimenticati in modo assoluto. Perché il diritto alla cura, ricordiamocelo, che per le fasce più deboli, che erano già deboli, adesso è diventato qualcosa di impossibile. E di conseguenza, sia per i lavoratori che si trovano all'interno e che vivono la contraddizione di sistema, per cui tu ti ritrovi ad avere un'interfaccia con i bisogni delle persone e un'istituzione che ti fa diventare non più una comunità educante, ma invece è un riferimento per le famiglie, per le realtà, ma sei un controllore sociale. D'altro canto, la rivendicazione sul diritto ad avere maggiori assunzioni all'interno del welfare, ma anche a richiedere degli interventi specifici su quelli che sono i bisogni delle persone. Questa cosa qua è molto difficile ed è necessario però, secondo me, semplificare anche le relazioni e forse identificare interventi più di quartiere e di territorio. Ricostruire queste alleanze con la gente significa però impegnarsi nei nostri quartieri. E quindi sinteticamente dico che è una strategia di buone pratiche che forse ci siamo dimenticati. E credo che anche le realtà istituzionali, sindacali, devono cominciare a riascoltare la base e i lavoratori, che non si fidano più e non hanno più assolutamente nessun tipo di riferimento a livello istituzionale. L'interfaccia, c'è una separazione grossissima tra la politica intesa come elemento negativo e gli unici che, e perché nella nostra regione per esempio continuano a vincere le destre, perché sono gli unici che in qualche modo utilizzano delle pratiche che noi avevamo iniziato da tempo
e che erano le pratiche di interfacciarci con la gente. È una critica costruttiva e di riflessione, perché noi dobbiamo ritornare a lavorare sui territori e a essere veicolo di contenuti con le persone che hanno bisogno comunque di riferimenti. Per cui per me è stata una conquista che in alcune scuole del Comune di Genova hanno fatto sciopero e hanno incrociato le braccia a tutta una serie di persone pur non avendo partecipato alla piazza. Questo perché? Perché ci siamo fatti portavoce comunque di contenuti, interfacciandoci con le persone, lavorando su quelle che erano le problematiche e i problemi. Quindi chiudo lì, perché secondo me dobbiamo ricominciare a fare buone pratiche, scendere un attimino soltanto da riflessioni di contenuti intellettuali, ecco. Grazie Ottavia. Abbiamo ancora 12 interventi, chiedo davvero a tutte e a tutti di fare uno sforzo per rimanere nei tempi. Adesso c'è Claudio Riccio. Ciao a tutte e tutti, mi scuso anzitutto se stiamo seguendo, se io e anche gli altri compagni, adesso ci arrivo, stavamo seguendo solo una parte della discussione, ma in contemporanea, un'altra parte di Roma, stiamo facendo una riunione nazionale della nostra rete, che tra l'altro vedrà il lancio di una struttura organizzata nazionale che si chiamerà App nei prossimi giorni. Però sono qui, diciamo, ho fatto una fuga qui perché penso che sia molto importante, nonostante la contemporaneità degli appuntamenti e la pioggia lo renda più difficile, costruire relazione e lavoro comune. Ci siamo confrontati molto sia nella discussione online che in tanti territori, nella prassi dell'azione mutualistica e solidale durante il lockdown. Penso che l'obiettivo che ci si dà, la battaglia per un mondo nuovo, necessiti di strumenti, battaglie e idee all'altezza dell'obiettivo, nel senso che l'ossessione che penso dobbiamo avere è che se vogliamo costruire, conquistare, quindi costruire nelle pratiche noi e conquistare risultati che ci portino a costruire, a immaginare e a ottenere un mondo nuovo, diciamo che abbiamo evidentemente bisogno di inventare anche metodi di discussione, parole e spazi che siano all'altezza di questa sfida e che siano anch'essi nuovi. Non per nuovismo, ma perché nella società si muovono tante cose estremamente interessanti e molto diverse da quelle con cui abbiamo spesso avuto a che fare. Penso alle migliaia di volontari che si sono attivati durante il lockdown. Qui a Roma erano 3.000 circa, organizzati con le chat broadcast che si organizzavano, che organizzavano la discussione capillare nei quartieri e che hanno dimostrato un impegno, un attivismo, una capacità e una determinazione estremamente importante, spesso venendo da circuiti totalmente lontani, ma in piena sintonia con le istanze e con le battaglie non soltanto di solidarietà sulla povertà, ma di lotta contro le diseguaglianze e l'ingiustizia. Penso anche a quello che nelle piazze più interessanti di questi anni è successo, non soltanto, a non una di meno che veniva citato prima, penso alle piazze di Black Lives Matter, penso alle piazze di Fridays for Future e a una composizione generazionale che non solo per età differisce da tante cose che abbiamo fatto e vissuto in anni passati, ma anche per modalità di rapporto allo stare in piazza, alla dimensione individuale di partecipazione a un atto collettivo. Lo scendere in piazza con un alto livello di consapevolezza su quello che accade nella dimensione internazionale in giro, ma non avere il luogo spesso collettivo di discussione e di organizzazione. In quello, da un lato, l'occupazione degli spazi digitali e la battaglia su quel fronte, dall'altro lato il pensare forme di spazi di discussione e confronto aperti e permeabili. Non dobbiamo, io sono qui a dire, lo ripeterò tra un attimo, che non dobbiamo, che insomma sono ossessionato al tema del costruire coalizione e alleanze, non andare ognuno per fatti suoi nella battaglia, visti non soltanto per i rapporti di forza sfavorevoli, ma perché penso che ci sia sintonia e possibilità di fare bene battaglie insieme. Però penso anche che ci sia proprio
da evitare come la peste la modalità intergruppi che non consenta a tante e tanti attivisti che singolarmente si sono mobilitati, si attivano, sono disponibili a farlo, di sentirsi a casa in una battaglia comune. Bisogna anche pensare, vado a stringere e non, provo a non togliere ulteriore tempo alla discussione, molto rispetto alle nuove forme di mobilitazione. Lo sappiamo bene che non soltanto il Covid che ha accelerato e reso evidente un tema, ma la trasformazione del modo, dell'impatto mediatico, comunicativo di una piazza è una cosa che è cresciuta esponenzialmente in questi anni. È cambiato il modo in cui usiamo i corpi nelle piazze, è inevitabilmente differente. Su due cose si sono misurate in questi anni le piazze, diciamo, in una dinamica che a volte era un po' troppo legata alla dimensione muscolare, a un certo approccio, che erano la questione dei numeri o della dimensione conflittuale. Entrambe le cose, le piazze stracolme, schiacciate l'uno attaccato all'altro, che rispondevano alla domanda del quanti eravate, come prima domanda finita una manifestazione, e la dimensione del conflitto e delle pratiche di lotta, è una cosa che viene mutata fortemente dal distanziamento sociale e da tanti altri aspetti legati al modo in cui dobbiamo mobilitarci. Su questo ci si impone uno sforzo di ragionamento sulle non tanto sul classico dibattito sulle pratiche, ma su come riusciamo a dare potenza e immaginario a delle piazze che raccontino una storia, che abbiano una potenza visiva, che abbiano una capacità di bucare lo schermo. E su questo io penso che bisogna concentrare un pezzo importante delle nostre riflessioni, azzerando tutto un pezzo della nostra storia, del nostro approccio, del modo in cui siamo stati in piazza e ripensandolo da zero. Riusciamo a ragionare su come si fanno mobilitazioni coordinate sui territori a livello nazionale che siano in grado di avere un impatto forte sull'immaginario? Secondo me quella è la sfida, è una sfida estremamente, estremamente interessante. E su questo è anche ovviamente importante che si scelga, diciamo, e ho finito davvero, una capacità di comprensibilità delle mobilitazioni che mettiamo in campo. Cioè, io sono personalmente, e ne abbiamo discusso anche nella riunione nazionale di cui vi parlavo prima, sfavorevole alla mobilitazione fritto misto, cioè alla piattaforma con i temi per giusta posizione uno a fianco all'altro, in cui noi vediamo ovviamente tutti i nessi tra le varie questioni, ma che all'esterno risultano, diciamo, semplicemente la carrellata dei temi. Non è un caso che in tanti paesi del mondo funzionino mobilitazioni che, a partire da una single issue, da una singola questione, riescono poi a diventare generali. Intorno a quella questione singola e simbolica si costruisce poi una dimensione di allargamento. E penso che su questo, sulle questioni che hanno a che fare anche con la trasformazione che le nostre vite stanno avendo sul livello individuale in questi mesi, in relazione anche al tempo di lavoro, allo smart working che mangia il tempo e al tempo assente per le relazioni, a come cambia, diciamo, molto del nostro spazio di rapporto tra lavoro e libertà e autonomia, dentro un quadro in cui ho finito e i salari sono sempre più ridotti, c'è una grande battaglia da fare, che intreccia ovviamente la questione della redistribuzione delle ricchezze che il recovery fund non risolve. Su come si usa quel recovery fund, sulla battaglia, sul fatto che porca miseria, in questo paese ci si incazza giustamente per 49 milioni rubati, per 81 milioni in più sul Parlamento, ma non ci si incavola su 209 miliardi dove vanno, se vengono usati per migliorare le nostre vite e disegnare un paese più giusto. Io penso che vada fatta una battaglia grande che intreccia la questione della giustizia, della diseguaglianza e della lotta per un mondo, per un mondo migliore, per un mondo nuovo, appunto. Grazie Claudio. Il mondo che verrà ha una mailing list e se non siete nella mailing list potete scrivere sulla pagina Facebook del mondo che verrà il vostro indirizzo e verrà incluso. Adesso c'è Antonio e poi Agostino. Ciao a tutti, e mi chiamo Antonio e sono di Genova e sono un medico ospedaliero.
Volevo dire tre cose rapide. La prima cosa è una partenza di consapevolezza, cioè nel senso, siamo qua dopo questa botta del Covid eccetera, però a mio avviso dovremmo avere almeno come fondo una consapevolezza, giusto, che questa è una malattia del nostro sistema, ecco. Ci sono ben altre malattie che hanno una percentuale di morti che non è paragonabile, la malaria, la tubercolosi, l'AIDS, cioè questo secondo me, come relativizzare almeno il problema sanitario, è necessario. Detto questo, sento spesso parlare, insomma, da tutte le parti, giustamente, di ampliamento della sanità pubblica. Ora, secondo me, anzi, non secondo me, non è assolutamente sufficiente dire questa parola. La sanità pubblica campa sulla malattia, ha un indirizzo e una struttura liberista. Il pagamento degli ospedali si fa con i DRG. I DRG è una derivazione delle assicurazioni americane, cioè sulle prestazioni che fai alla malattia. La nostra salute, il nostro sistema sanitario non si basa sulla salute delle persone, si basa sulla malattia. Questo dobbiamo renderci, cioè deve essere una delle parole d'ordine del cambiamento, perché passare a una sanità pubblica in assoluto non è assolutamente sufficiente. La terza cosa, e vengo sempre più nel piccolo, a mio avviso le rivendicazioni spesso devono, anzi sempre devono partire dal basso, quindi territoriali. Come sapete la sanità è regionale. Nel nostro piccolo, che è la Liguria, Toti, il giorno dopo di essere rieletto, ha detto: andiamo avanti, i piccoli ospedali ai privati e i voucher alle persone, in modo tale di azzerare completamente la salute pubblica. Quindi le rivendicazioni, a mio avviso, devono partire per noi da qua, in un contesto e un appoggio generale. Grazie. Agostino. Sono venuto oggi con grande interesse, con grandi aspettative, dopo aver seguito i nostri due precedenti appuntamenti online, in cui io ho trovato qualcosa di estremamente prezioso, raro, e cioè una capacità di apertura, di diventare altro, una capacità di produrre una modificazione anche del nostro modo di pensare, delle nostre abitudini politiche, che mi pare essere l'unica risorsa rispetto all'orizzonte di incertezza radicale in cui ci troviamo di colpo precipitati. Un orizzonte di incertezza radicale che richiede un grande sforzo concettuale, un grande sforzo di pensiero, un grande sforzo di fuoriuscita dai paradigmi consueti per poter essere affrontato. E io penso che la cosa centrale che si comincia a delineare oggi è quest'idea di essere in certo modo preparati ad affrontare le incognite. Un essere preparati che vuol dire sapere di quali opportunità si può cercare di approfittare, di quali mezzi si dispone e di quale tipo di organizzazione si può pensare di cominciare a dotarsi. Perché quello che diceva prima di me Antonio, cioè l'idea che le vecchie strutture istituzionali, le vecchie maniere di pensare, per esempio la salute pubblica e il rapporto tra salute e territorio, fossero
gravemente manchevoli, si pone anche di fronte all'idea di in che modo possiamo pensare delle diverse concatenazioni, in che modo, pur non avendo la capacità di fronteggiare l'assolutamente imprevedibile, possiamo invece pensare di avere una nostra preparazione, una nostra disposizione, una nostra essere pronti a fare fronte a quello che verrà. E io penso in particolare a un grande campo di cui mi interesso, mi occupo da anni, che è quello della città. Qui abbiamo il completo disfacimento dei modelli consueti di organizzare le strutture urbane. Abbiamo una crisi, lo ricordava Federica, è una crisi dei modelli abitativi, una crisi abitativa gigantesca che incombe. I dati sulle morosità incolpevoli a Milano sono impressionanti negli ultimi mesi. E di fronte a questo che cosa troviamo? Il rischio che la risposta sia la risposta consueta, cioè sia la risposta delle mani sulla città. A Genova il sindaco Bucci propone di distruggere pezzi di centro storico per creare nuove piazze. A Milano tutto quello che si riesce a proporre è il nuovo stadio di San Siro. Abbiamo a fronte di una gigantesca messa in crisi di quello che è il modello Milano, la risposta più tradizionale: costruiamo, distruggiamo. Ebbene, in queste partite bisogna stare riproponendo quelle che sono le altre potenzialità, quelle che sono state dischiuse, e lo diceva benissimo il compagno di Bologna che ha parlato prima, quando parlava di questo vaccino della socialità, di questa riscoperta, di questa dimensione del contagio, di una solidarietà, di un mutualismo, della possibilità del recupero, per esempio, degli spazi vuoti, degli spazi abbandonati delle città. Noi dobbiamo avere la capacità, nel nostro essere preparati a quello a cui non è possibile essere preparati, di avere però alcune idee molto chiare, alcune proposte che possiamo opporre rispetto alle vecchie consuete maniere che cominciano ad aleggiare nell'aria di spendere male il denaro che arriverà e di riproporre modelli di convivenza, modelli di città assolutamente ormai obsoleti e impraticabili. Dentro questa partita, secondo me, dobbiamo stare avendo proprio la capacità di mantenere questa apertura, questa disponibilità, questo essere pronti a quello cui in nessun modo si può essere pronti. Grazie. Grazie Agostino, c'è Leila e poi Cecilia. Ciao a tutte e a tutti, sono Leila da Milano e intanto mi scuso magari un po' per l'ansia del momento perché è il primo intervento che faccio, però ci tenevo a essere qua per riportare quella che è stata la nostra esperienza negli ultimi mesi, appunto a Milano, nella nostra città. Volevo parlare in primo luogo per quanto riguarda il ruolo che ha avuto, noi abbiamo fatto una brigata, le brigate appunto che sono nate indipendenti durante il lockdown, il ruolo che ha avuto la nostra brigata all'interno della città e in particolare anche il ruolo delle istituzioni a riguardo. Appunto, in prima parte l'incapacità che queste, cioè che le istituzioni hanno avuto nell'affrontare e nel risolvere questo tipo di crisi sociale così forte e soprattutto anche dall'altra il riconoscimento che invece abbiamo avuto dalla cittadinanza, cioè appunto dalla cittadinanza in questi ultimi mesi. Per quanto riguarda appunto il primo punto, si pensi anche semplicemente al fatto che il Comune di Milano, l'assessorato, le politiche sociali, dopo aver provato comunque a creare delle reti di assistenza coordinate appunto dall'alto, provando a sostituire quello che avevamo già iniziato a fare nella nostra città,
sono passati invece dall'altro lato addirittura a dare il nostro numero ai cittadini di Milano, il numero del nostro centralino, e quindi siamo stati noi invece a sostituire loro nel loro ruolo in questa emergenza. Un secondo dato invece di grande interesse è stato appunto la risposta, quindi, che dicevo, che ci ha dato la cittadinanza rispetto alle pratiche di mutualismo che abbiamo applicato, creato. Si parla appunto della nostra brigata, era una delle più grandi di Milano, circa 300 giovani ci hanno aiutato nel corso dei mesi di lockdown in un'attività appunto non stop di consegna pacchi, raccolta di generi alimentari e varie altre attività, quali per esempio la consegna di tablet e computer per la didattica online. E quindi anche poi invece il ruolo che hanno avuto i nostri spazi, che sono Lume e Camera del Non Lavoro, che appunto, come diceva un compagno all'apertura dell'assemblea, questi spazi hanno svolto un ruolo fondamentale nell'emergenza, in quanto hanno permesso alle persone di non segregarsi, ma anzi invece di, abbiamo creato letteralmente un'alternativa possibile pratica, e quindi abbiamo dimostrato che questo è possibile che venga, che succeda. A verifica appunto di quello che è stato appunto l'esperienza della nostra brigata, che si chiama Brigata Franca Rame, innanzitutto mi ripeto sul fatto appunto che le istituzioni si sono dimostrate lontane dal tessuto sociale metropolitano, incapaci di agire e manchevoli di volontà sociale nel riconoscere i movimenti. A dimostrazione di questo, infatti, ieri ci sono arrivati 3 avvisi di conclusione delle indagini per l'occupazione della Camera, che è il luogo in cui abbiamo fatto la brigata, la consegna di appunto di generi di prima necessità in tutti i quartieri popolari. E invece, concludendo su questo argomento, un altro dato molto significativo riguarda la mobilitazione degli ultimi giorni. Appunto venerdì c'è stato un corteo a Milano e che, nonostante, come si diceva prima, i numeri non fossero esorbitanti vista la situazione, comunque siamo riusciti a portare in piazza tante persone, considerando appunto tutto, e soprattutto soggettivamente differenti tra loro. Abbiamo portato studenti medi, studenti universitari, lavoratori della scuola, genitori, tutti appunto uniti per questo obiettivo comune, che è costruire questo mondo che verrà, questo mondo nuovo. Quindi, in proposito, cioè invece appunto per quanto riguarda questo obiettivo, e invece in quanto Lume, che è il nostro collettivo universitario, pensiamo che in questa fase soprattutto sia di prima necessità e importanza ragionare sull'università e sul mondo della formazione in generale. Pensiamo che non possa e non debba essere frazionato in ordine gradi. Per anni, appunto, come si diceva, anche ci è stato detto che non c'erano soldi, che non si poteva finanziare la formazione, e ci hanno imposto misure di austerity. E invece ora, come diceva Francesco prima, ci sarà un nuovo piano Marshall, i soldi ci saranno, e quindi quello che vogliamo proporre noi è quella di costruire una mobilitazione affinché i fondi arrivino là dove c'è bisogno, una ristrutturazione quindi di scuola e università, stabilizzazione di migliaia di precari, costruzione di un welfare universitario vero e proprio, e abolire una tassazione eccessiva che ad oggi impedisce a migliaia di studenti di finire il loro percorso universitario. E quindi, in una parola, concludendo, quello che vogliamo fare, quello che chiediamo a gran voce, è sicuramente una scuola, un'università pubblica, libera, accessibile a tutte e tutti. Concludo il mio intervento ringraziando i compagni di Acrovax per questa assemblea, per averci permesso di essere in presenza, nella speranza che ce ne siano di altre. Grazie. Grazie a Leila, c'è Cecilia. Buongiorno e buon freddo a tutte e a tutti. Io sono Cecilia, faccio parte di ADL Cobas e vi porto un po' l'esperienza che stiamo portando avanti con il lavoro sociale. Lavoro sociale, che vuol dire tantissime cose, spesso e volentieri viene visto solo come
l'educatore, ma lavoro che sta all'interno delle scuole, ma l'educatore e l'operatore o l'operatrice sociale è quella figura che è una parte fondamentale nel welfare, perché è all'interno di tantissimi servizi comunali, statali, che stanno dietro alle, e che aiutano tutte le fragilità che ci sono all'interno della società. Quindi parliamo appunto di disabilità nella scuola, parliamo di senza fissa dimora, parliamo di accoglienza, parliamo di servizi domiciliari sempre con minori, o parliamo delle RSA, delle case per gli anziani, che sono state appunto durante il coronavirus spesso e volentieri nei giornali. Parliamo di un lavoro quindi fondamentale per il welfare, che però è completamente esternalizzato. Un lavoro esternalizzato e quindi pagato a ribasso. Appena c'è stato il lockdown ci siamo ritrovati persone, lavoratori e lavoratrici che fanno parte di servizi essenziali per la legge italiana, che non avevano però diritto a un reddito, erano esclusi, avevano alcuni accesso al FIS, che come sappiamo non è uno strumento per niente adatto a questa situazione. Si tratta di ricevere poco più della metà dello stipendio che una persona riceve di solito. Una lotta, una situazione in cui che ha avuto subito risposta da parte di educatori ed educatrici per andare a richiedere comunque un riconoscimento immediato di pieno salario e comunque di un'internalizzazione del servizio, in modo anche di non ritrovarci adesso che per esempio sono ricominciate le scuole a dover richiudere e ritornare a quanto gli educatori ed educatrici si sono ritrovati a fare durante a febbraio, ad avere quindi un reddito pieno. Ma troviamo anche lavoratori e lavoratrici che durante la pandemia hanno continuato a lavorare alle stesse condizioni di prima, perché questo lavoro è un lavoro che non può essere spesso e volentieri portato avanti con smart working o con altre formule online. Pensiamo a tutta la l'educativa per studenti e studentesse disabili, è molto difficile da portare avanti. Ecco, ci sono stati lavoratori che hanno dovuto e hanno provato a fare questa cosa, ma non ci sono riusciti. Lavoratori che sono stati anche costretti dai servizi ad andare all'interno delle case nel pieno della pandemia per provare a portare avanti questo servizio. I lavoratori e le lavoratrici hanno continuato quindi in parte a farlo, ma adesso che si sta ricominciando comunque al 100% non c'è stato alcun avanzamento sul pensare e riprogettare quello che è il lavoro sociale all'interno dei servizi che si trovano. E questo è un grosso problema che ci si ritrova davanti. Pensiamo anche all'accoglienza. L'accoglienza invece è quel servizio che potrebbe e che dovrebbe portare all'essere indipendenti a chi è all'interno del sistema, ma che perlomeno a Bologna ci si è ritrovati davanti a questa situazione. Operatori e operatrici erano costretti ad andare comunque all'interno delle sedi per continuare a lavorare nonostante ci sia lavoro che poteva essere portato avanti online. Noi da mesi, anzi da anni ormai, stiamo portando avanti comunque un lavoro intersindacale e con i collettivi comunque di tutto quanto Italia per prima cosa, che forse è la cosa fondamentale anche per riportare nelle piazze anche questo tipo di lavoratori e lavoratrici,
creare la coscienza che questo lavoro sociale non è volontariato, perché spesso e volentieri viene visto come un aiutare il prossimo, ma non come un lavoro. E quindi, creando la coscienza effettiva dell'educatore, dell'educatrice, dell'operatore, dell'operatrice sociale come lavoro, si comincia anche a creare nuovi spazi per mobilitazioni e nuovi spazi per andare a rivendicare diritti. Questa rete si è anche ritrovata in Assemblea Nazionale qualche settimana fa, stiamo portando avanti, usciranno a breve i vari report dei vari tavoli, e la volontà è quella comunque di portare avanti una mobilitazione nazionale dai territori e sul nazionale, per appunto andare a richiedere dignità a questo lavoro, richiedere che sia riconosciuto effettivamente come un lavoro, richiedere un'internalizzazione di tutti quanti i servizi, perché i comuni o le regioni non possono prendere e scaricare sulle cooperative dei servizi così fondamentali per portare avanti la società in cui viviamo, e probabilmente verrà fuori anche una mobilitazione nazionale, e staremo comunque dentro al percorso che si sarà in questa assemblea. Grazie. Grazie Cecilia. Adesso c'è Salvatore, poi Maria Teresa. Rinnovo, scusatemi, l'invito a stare nei tempi, anche perché la pioggia sta creando dei problemi attorno a noi, e quindi a un certo punto potremmo essere costretti a interrompere l'assemblea per un allagamento che speriamo non ci sarà. Sì, sarò molto veloce. Io riporto un po' la discussione della campagna regionale Non c'è più tempo, che è appunto una campagna regionale che facciamo qui nel Lazio e che tiene insieme realtà sindacali, auto-organizzate, singoli e singole. E ovviamente questa campagna nasce articolando un percorso che poneva al centro la rivendicazione del reddito, ma legato alla riduzione dell'orario di lavoro e a parità di salario. Ovviamente con il lockdown e gli effetti della pandemia ci si è soprattutto concentrati sulla questione del reddito, questo perché ovviamente i licenziamenti, la disoccupazione, ci siamo scontrati direttamente con quello che sono stati gli effetti di questa della pandemia, che è tuttora in corso, e quello che sta producendo sul mondo del lavoro. E da questo punto di vista ci ha permesso anche di ragionare su un metodo innovativo, per cui la rivendicazione del reddito è legata immediatamente alle lotte vertenziali che portano i lavoratori e le lavoratrici. Un esempio è stato appunto l'esperienza dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, ma abbiamo altre vertenze con cui ci confrontiamo, oltre che con singoli e singole. Ovviamente abbiamo aperto un tavolo regionale appunto per la riscrittura di una nuova legge regionale sul reddito, ma che appunto si confronta immediatamente tra le istituzioni, c'è un confronto continuo tra le istituzioni regionali e direttamente i lavoratori e le lavoratrici disoccupati, chi è direttamente coinvolto e rivendica questa misura. Questo dal punto di vista del metodo, secondo noi è un metodo estremamente innovativo che vorremmo provare anche a mettere a disposizione nei confronti di tutti e tutti quelli anche che qui si sono espressi a favore di un ragionamento su una campagna, sull'estensione di una campagna nazionale sul reddito. Chiudo dicendo che la questione delle risorse da questo punto di vista assume un valore strategico, perché appunto per provare a trasformare le condizioni in cui molti e molte di noi, una grossa fetta della società si trova, la battaglia sulle risorse diventa determinante. Tra l'altro è stato citato poco, ma Confindustria ha già il suo piano su come spendere le risorse sul recovery fund che stanno arrivando. Bonomi ha già proposto, diciamo così, un attacco ulteriore di disintegrazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. E quindi da questo punto di vista è evidente che se vogliamo ripensare a come sottrarci dal ricatto della precarietà e dello sfruttamento, una campagna che
non si può prescindere appunto da una campagna che tiene al centro la questione delle risorse. Da questo punto di vista vado un po' su una proposta di lavoro comune che è necessaria, veniva rispetto anche riprendendo un po' quello che diceva Gianmarco qualche ora fa. Abbiamo necessità di immaginare una processualità di mobilitazione. La discussione sulle risorse sarà una discussione che sarà lunga, sarà semestrale. Proviamo a individuare dei piani, diciamo, di comunicazione comune su delle tematiche che o articolate sul piano territoriale o comunque sulle rivendicazioni del lavoro concreto che facciamo sui territori, prova a attaccare le istituzioni rispetto appunto a dove vanno allocate le risorse. Da questo punto di vista probabilmente un periodo opportuno è quello subito a ridosso della discussione della legge di bilancio, può essere un primo momento di messa a verifica, appunto mettendo a verifica poi quello che si muove nei prossimi mesi, nell'anno nuovo. Ovviamente sempre con l'accortezza che se qualcosa si muove che va oltre noi e che si pone immediatamente su un piano di piazza complessiva generale, dobbiamo farci trovare pronti di stare lì e interpretare un po' quello che si muove oltre noi. Grazie. Grazie, grazie Salvatore. Hai posto una questione fondamentale per tutte e tutti noi, le forme della mobilitazione, e io credo che come esito di questa assemblea dovremmo anche ragionare insieme su quella che può essere una proposta di iniziativa su cui sperimentare questo spazio che abbiamo costruito negli scorsi mesi. Una proposta di mobilitazione che naturalmente ci veda capaci di innovazione nelle forme. Ora, voi sapete che spesso le assemblee si concludono con una proposta che era stata discussa giorni prima dell'assemblea. Non sarà questo il caso. Questa assemblea si conclude in modo aperto, ma vorremmo che le compagne e i compagni che hanno partecipato condividessero con noi questo ragionamento sulle forme della mobilitazione. Magari ci possiamo anche fermare una mezz'ora dopo l'assemblea per scambiarci qualche idea e per costruire insieme una proposta da fare crescere nelle prossime settimane. Ora c'è Maria Teresa. Allora, io mi occupo di arte contemporanea, quindi sono una minoranza della minoranza, quello che viene considerato superfluo nella nostra società contemporanea. Diciamo che è una categoria che sta vivendo un momento molto difficile, perché è una di quelle, tra artisti, curatori, critici, sono quelle persone che non hanno nessuna forma di tutela, nessun paracadute sociale, non sono state considerate da nessuna forma di sussidio. Stiamo vivendo un momento in cui quelle che erano le associazioni culturali si trovano in difficoltà, molti spazi espositivi si trovano in difficoltà, indipendenti, soprattutto quelli indipendenti, stanno chiudendo, e il prossimo 10 ottobre è stata infatti decisa una giornata dal Forum dell'Arte Contemporanea, una giornata nazionale di sensibilizzazione sull'argomento. Perché non è, nella situazione che noi stiamo vivendo, forse non tutti sono avvezzi a com'è la condizione dell'arte contemporanea in Italia. Ci sono le istituzioni pubbliche, come musei, fondazioni private che hanno comunque sostegno pubblico, e poi c'erano perché veramente sono in difficoltà, moltissime associazioni che facevano critica sociale, attività di arte contemporanea molto attenta al sociale. Ora invece quello che vediamo è un arroccamento delle istituzioni pubbliche in una sorta di tentativo di sopravvivenza alla situazione difficile che si sta vivendo. Il ministro Franceschini
nella sua visione ha considerato come sostegno all'arte immaginare una piattaforma digitale. Questa cosa, che magari può sembrare una visione attenta alle dinamiche tecnologiche, a quello che è l'oggi, invece sottende un'idea dell'arte e della fruizione dell'arte fatta di eventi come se fossero servizi di consumo. Si continua a immaginare l'istituzione come un produttore di servizi. Il soggetto va, compra il biglietto e vede una mostra. Il Covid e la situazione pandemica ha invece mostrato che l'esigenza fondamentale anche dell'arte contemporanea è quella della spinta relazionale, quella della cura del singolo. Allora io credo che in questo momento si debba aprire, ancora più che in passato, perché in Italia diciamo una critica istituzionale è passata molto leggera rispetto a nazioni straniere come l'Inghilterra, l'America anche. Bisogna fare una appurata e attenta analisi della situazione delle istituzioni nazionali. Prima Giso parlava, quali possono essere nuove forme di spazio pubblico? Io credo che le istituzioni, i musei, debbano essere considerati spazi pubblici. È l'unico mezzo in cui l'arte contemporanea può generare, è quella della critica del contemporaneo, dell'apertura di spazi di dialogo e di conversazione con il sociale. Quindi, se non sfruttiamo questo momento per creare un rinnovamento delle istituzioni pubbliche, credo che perderemo completamente uno spazio di critica antagonista che la società italiana credo abbia particolarmente bisogno in questo momento. Scusate, ma sto freddo mi ha fatto scendere la voce. Grazie Anna Maria, adesso c'è Lorenzo e poi Stefano. Salve a tutti e a tutte, inizio ringraziando i compagni e le compagne di Agrobax per aver reso possibile lo svolgimento di questa assemblea e niente, farei una piccola introduzione un po' su chi sono i Riders, ma molto breve, su chi sono i Riders e cosa è Riders Union, dal momento che questa è la prima volta che interveniamo all'interno di questo percorso. I Riders sono una storia di precarietà come tante ci sono e ci sono state in Italia e nel mondo, una storia di lavoro non riconosciuto, di lavoro pagato a cottimo, ma in questo specifico caso implementato anche dall'innovazione tecnologica grazie al potere discriminatorio dell'algoritmo che in base alle nostre prestazioni lavorative determina il monte orari settimanale. E noi durante il lockdown inizialmente siamo rimasti un po' impreparati, abbiamo discusso in più occasioni su come affrontare l'emergenza e soprattutto alla luce della mancata tutela della nostra salute da parte delle piattaforme che sin dall'inizio non hanno mai fornito mascherine e materiale sanitario per tutelarci da possibili contagi sul luogo di lavoro, dove appunto nonostante lavoriamo e stiamo per strada, in alcuni locali, in alcuni punti di consegna siamo per forza di cose costretti a stare assembrati l'uno con l'altro. E in questo senso appunto, non ritenendo che la consegna a domicilio di panini di McDonald's, sushi e di altri prodotti fatti da alcune multinazionali del food, del cibo, abbiamo aderito alla campagna sul reddito di quarantena per richiedere la sospensione del servizio e accedere alle tutele previdenziali che in linea di teorica dovrebbero aver diritto tutti i lavoratori e lavoratrici con un contratto di lavoro dipendente. In assenza appunto della possibilità di sospendere il servizio, anzi con l'aggravante che il nostro servizio è rientrato tra quelli cosiddetti essenziali da parte di alcuni decreti penali del Consiglio dei Ministri, ci ha portato un po' anche a ripensare quali dovevano essere i contenuti delle nostre campagne e quali le modalità con cui lottare per le migliori condizioni lavorative.
ed è per questo che abbiamo iniziato ad organizzarci per distribuire lo stesso materiale sanitario che le aziende non ci hanno mai fornito dall'inizio della pandemia, attraverso cui appunto siamo riusciti ad aggregare nuovi soggetti, nuovi lavoratori alla nostra assemblea, soprattutto anche dalla componente migrante che è composta per lo più da lavoratori provenienti dal sud-est asiatico, con cui si sono andate anche ad intrecciare alcune questioni su cui ritornerò dopo. Dopo questa prima fase abbiamo ripreso quindi a mobilitarci per richiedere il diritto alla salute di chi compie questo servizio, ma soprattutto anche per rivendicare un contratto di lavoro che appunto dovrebbe tenere al suo insieme anche tutti quei diritti legati alla sicurezza del lavoro che dovrebbero caratterizzarlo. E, durante gli scioperi appunto a cui abbiamo preso parte tra giugno e luglio abbiamo portato in piazza proprio queste rivendicazioni che però appunto, come immagino molti e molte di noi avranno letto, hanno portato a una situazione catastrofica attualmente, dal momento che le aziende hanno reagito con una controffensiva particolarmente violenta, trovando un sindacato di comodo legato all'UGL con cui hanno firmato un accordo nazionale che, oltre ad esasperare le condizioni di precarietà strutturale che riguardano il nostro lavoro, sancisce il definitivo annichilimento del salario orario con una riforma dello strumento del cottimo, non più parametrato sui chilometri svolti durante la consegna, ma basato sul tempo stimato di consegna che dovrebbe a sua volta essere calcolato come un'ora lavorativa necessaria per acquisire questa sorta di paga oraria che non è universale, non è garantita e che ancor di più è legato alla produttività, al bisogno di fare consegne. Ed è per questo che da Bologna abbiamo aderito all'appello transnazionale lanciato dalle organizzazioni riders sudamericane per il prossimo 8 ottobre, una data transnazionale che coinvolgerà 3 continenti e più di 15 paesi nel mondo, che fa scadenza con, oltre che appunto per ritornare sul tema del l'ibrido delle lotte che si pone in solidarietà col movimento colombiano contro il presidente Duque, ma che fa scadenza anche contro la proposta di legge numero 22, sul referendum sulla proposta di legge numero 22, chiedo scusa, che è un referendum organizzato e finanziato con centinaia di migliaia di dollari forniti da Uber, Lyft ed altre piattaforme digitali che offrono questo genere di servizio, per sminare gli effetti della legge AB5, che ad ora è la legge più avanzata in termini di diritti, che interviene nella qualifica del rapporto di lavoro rispetto a tutte le normative finora approvate nel mondo. Ma noi qua dall'Italia appunto lotteremo e parteciperemo a questa data, e su questo appunto vorrei fare un appunto anche allargando a tutti e a tutte all'assemblea di organizzarsi nei propri territori dove si è in contatto, si hanno delle relazioni significative con alcuni rider, di organizzarsi e di partecipare a questa data, se non proprio alla data specifica, anche a prossime mobilitazioni che organizzeremo per cercare di annullare questo contratto truffa e soprattutto non dare l'idea che questo possa diventare la normalità da qui in avanti. E questo appunto, faccio questo invito non soltanto con la necessità di partire dai temi strettamente legati al lavoro, ma anche banalmente ad altri che, come abbiamo imparato dai nostri compagni migranti che fanno parte della nostra assemblea, anche ad altri legati ai temi della cittadinanza, perché ad esempio un migrante che non ha un contratto di lavoro non può chiedere il permesso di soggiorno, o anche per esempio di diritto alla città, come è stata la straordinaria mobilitazione dei rider milanesi
dello scorso maggio sulla vertenza che ha riguardato Trenord, che aveva imposto il divieto di portare di caricare le proprie bici sui treni, perché appunto molti migranti, non potendo permettersi un affitto, una casa a Milano, hanno trovato casa fuori città, e che quindi questo gli impediva non soltanto la possibilità di lavorare, ma anche proprio dello stesso partecipare alla vita sociale della città di Milano. Per questo l'appello che faccio e chiudo qua è quello di provare ad organizzarsi, di ibridare le lotte, andare anche all'infuori della propria singola vertenza, cosa che, facendo un minimo di autocritica, noi forse abbiamo fatto anche un po' troppo per quanto riguarda i riders, dal momento che soltanto nell'ultimo periodo stiamo ancora elaborando dei percorsi di lotta che in grado di ibridare i piani, di tenere insieme i temi legati alla cittadinanza, quelli legati al lavoro e quelli legati al diritto alla città. Grazie a tutti e a tutte. Grazie, c'è Stefano adesso. Ciao a tutti e tutte, sono Stefano di Bergamo e provo a essere tanto breve quanto chiaro per non togliere altro tempo e per arrivare un po' anche alle conclusioni di questo importante momento di discussione. Allora, io parlerò molto di quello che volevamo fare, che vogliamo fare sul territorio, senza perdermi su altri discorsi, appunto per velocizzare. Forse qualcuna e qualcuno lo sa, noi avevamo lanciato a metà del mese di agosto una possibile proposta di caduta di mobilitazione nazionale il 31 ottobre a Bergamo, chiamandola con il network Anticorpi contro le ingiustizie, che era un network cittadino, territoriale, provinciale, che voleva proporre appunto di un momento di convergenza sul territorio di Bergamo, con i temi che sono stati affrontati anche in questa assemblea, anche in altri contesti, quindi lavorare tanto sull'intersezionalità delle lotte, provando a concentrarsi sui temi appunto come il reddito, la questione ambientale, la questione della salute. E poi un po' anche per modalità nostra di approccio a campagne sia nostre che anche proposte da fuori, insomma, l'elemento della critica e della messa in discussione di questo percorso ci è venuta nelle ultime settimane, tanto da noi stessi, tanto anche confrontandoci con altri anche qui presenti, e insomma stiamo pensando insieme al territorio, e ci saranno alcuni passaggi che dobbiamo per forza fare e ovviamente con la possibilità di costruire un fonte più ampio possibile, e stiamo un po' rimodulando quella che è la nostra proposta e la proposta che vorremmo portare anche qua dentro come elemento e come possibilità di convergenza. Quindi vorremmo provare a ragionare e costruire uno spazio di discussione sul territorio di Bergamo che approcci la salute da un punto di vista prettamente politico, che provi a parlare di salute sociale, di salute non solo come non malattia, ma come cura dei corpi, delle relazioni che si costruiscono tra di loro, e quindi poi da lì partire con un ragionamento intersezionale che colga gli elementi di contatto nella complessità del panorama che si è descritto prima e che stiamo vivendo. Quindi ecco, questo è quello che stiamo provando a costruire sul territorio, un territorio che appunto ha subito, secondo noi, un colpo molto duro da parte di diversi attori, anche nazionali, nel momento appunto appena prima del lockdown e anche durante, nel senso la forza che ha colpito il territorio da parte di Confindustria, da parte del sistema chiamato d'eccellenza sanitario lombardo, è stata in quel territorio, nel nostro territorio, veramente forte, e ha causato, come sappiamo,
centinaia di migliaia di morti e una devastazione dal punto di vista sociale e di ricomposizione veramente importante. Quindi ecco, dove c'è stato il colpo più duro, pensiamo che in qualche modo, in qualche forma, possiamo trovare, provare a dare una risposta altrettanto forte, altrettanto decisa. Appunto, stiamo provando a ragionare in questo tema, ponendo al centro la questione della salute e provando a generare la possibilità che si possa insieme, magari con una call nelle prossime settimane, provare a organizzare questo momento di discussione insieme, provando a utilizzarlo sia come spazio teorico di ragionamento e di presa di posizione da parte del movimento sulla questione della salute, e dall'altra parte anche come strumento di convergenza dei vari percorsi che si sono aperti, che erano aperti, che si apriranno, e provando a essere inclusivi, provando in qualche modo da lì a trovare anche degli elementi comuni sui territori che possano essere agiti e che ci possano portare tanto a delle possibili cadenze e scadenze, i momenti di caduta nel mese di dicembre piuttosto che anche nel mese di aprile, insomma erano un po' le cose citate anche prima, ma allo stesso tempo che sul tema della salute riesca a aprire un ragionamento non fine a quel giorno lì, ma che si provi anche magari a replicare in altri territori o comunque provi ad avere una forma di ricaduta nei territori e che appunto parli di salute sociale, esca dalla dicotomia salute pubblica, salute privata, ma costruisca un qualcosa di comune, un terreno comune da costruire insieme. Quindi questo è quello che un po' stiamo facendo e insomma ecco, ci tengo a precisare che appunto dato che abbiamo praticamente trasformato un percorso che era in costruzione da luglio, ci serve ancora del tempo insieme ad altri soggetti territoriali per riuscire a costruire una proposta, e se si può utilizzare lo strumento della mailing list di questo spazio piuttosto che quello aperto durante il Venice Climate Camp o altri spazi, siamo ben lieti di mettere a disposizione un momento probabilmente online di discussione, di costruzione collettiva di questa possibile due giorni. Insomma, dobbiamo ancora rifletterci, i temi ci sono, la direzione per noi è quella. Bergamo, come sappiamo, è importante da attraversare, e ecco, questo è quanto. L'ultimissima cosa, secondo noi è importantissimo tenere insieme, oltre che una discussione, è un tentativo di appunto convergere poi su delle azioni pratiche nei territori, unire alle discussioni, alle assemblee nazionali e ampie anche dei momenti forti di azione e di radicalità che riescano anche a dare un segnale importante, come secondo noi fatto molto bene al Venice Climate Camp con l'occupazione di Eni. Quello è un segnale importante, secondo noi sono pratiche da continuare a utilizzare e a combinare insieme ai nostri momenti di discussione il più possibile. È chiaro che come anche è stato fatto oggi con la giornata di ieri, quindi provare questa unione è molto importante. Ecco, grazie a tutti e a tutti. Grazie Stefano. Ora c'è Serena e poi gli ultimi due interventi di Margherita e di Biagio. Cara Serena. Allora sì, abbiamo fatto un gioco di ruoli, sono Marina. E allora, breve davvero, perché dobbiamo forse anche iniziare a chiudere oltre che quagliare. Diciamo, parto dal fatto che mi sembra che ci siano degli ottimi presupposti per mettere in moto l'immaginazione politica, un'immaginazione politica che sia all'altezza della fase che viviamo, perché al di là delle condizioni ambientali pessime di ieri e di oggi, io credo che la piazza di ieri ci dica anche che nulla è scontato in questa fase, che non ci sono automatismi che valgono, che le persone comprensibilmente hanno paura a muoversi, hanno paura ad esporsi. Quindi senza immaginazione politica che prenda seriamente, che ponga seriamente l'attenzione su questo nodo, su questo problema,
non penso ci possano essere le possibilità per lanciare e rilanciare una grande stagione di lotta, di lotte, che deve darsi, perché stiamo vivendo un momento storico, un passaggio storico fondamentale. È evidente che i 209 milioni, il Recovery Fund, indica la strada, no? La stagione di lotte che ci auspichiamo è lì che deve puntare. Penso, da attivista femminista, da attivista che ha partecipato e partecipa al processo di Non Una di Meno, che ovviamente un movimento come quello femminista o quello ecologista anche debbano continuare a indicarci la strada rispetto alle pratiche, rispetto ai processi, rispetto appunto a quelle modalità di riconoscimento e convergenza che non puntano invece, no, alla sintesi che delinea poi una gerarchia delle lotte spesso abbiamo visto troppo rigida. Qualcuno nominava l'intersezionalità, ecco, bisognerebbe continuare a lavorare su quel piano. Ovviamente nulla è scontato, io nomino Non Una di Meno, possiamo ricordare che l'anno scorso il lockdown è iniziato il giorno dello sciopero femminista e che Non Una di Meno si è ritrovata in quella giornata disorientata a dover pensare che cosa facciamo, no? Che cosa facciamo quando già era in corso il teatrino tra le ideologie, tra i negazionisti, e diciamo che un po' di negazionismo ha fluito molto anche all'interno dei nostri ambienti e dei nostri contesti, e invece la paura che immobilizzava. In quel giorno, diciamo, non abbiamo potuto fare lo sciopero che speravamo, però abbiamo avuto immediatamente una capacità di risposta, di traduzione, per comunque lasciare un segno in una situazione in cui, detto per inciso, ma non è un inciso, abbiamo visto come con la pandemia, in questo contesto, la violenza di genere, la violenza sessista continua a crescere, ad aumentare, e insomma ci interroga molto dopo appunto 5 anni di movimento femminista. Io credo che però lo sciopero così come è stato ripensato da Non Una di Meno, ma anche dal movimento ecologista, continui a indicarci una strada tutta da percorrere, perché appunto l'abbiamo pensato come uno sciopero sociale, uno sciopero della e dalla riproduzione oltre che dalla produzione. Riproduzione sociale continua a circolare tra gli interventi di molti. Riproduzione e cura sono diventati finalmente delle questioni centrali, assunte quasi universalmente, e però ci dicevamo in una delle nostre assemblee online che il terreno, lo spazio della cura non è uno spazio, non è un concetto neutro, si fa terreno di battaglia. Che cosa vuol dire? Prendere posizione, posizionarsi in questa battaglia. Io credo che quello che ci raccontava Cecilia di ADL ci dica molto, cioè quando noi, questo per evitare anche poi, no, pensiamo la convergenza e non la sintesi, riproduzione sociale e cura, però facciamo anche in modo che poi queste cose non rimangano degli slogan, perché appunto in questo momento sono i temi. Quello che ci diceva Cecilia di ADL, secondo me, è importantissimo. Quando noi diciamo non solo rifinanziare le istituzioni del welfare e della cura, ripubblicizzarle, democratizzarle, ma diciamo anche, il movimento femminista dice anche, reinventarle. Che cosa vuol dire seriamente, concretamente, avviare un processo di redistribuzione all'interno della società del lavoro riproduttivo e di cura? Che vuol dire? Cioè, le risposte a questa domanda non sono scontate,
non sono per niente scontate, bisogna confrontarsi, bisogna dibatterne. E io penso che quello che viene dalle vertenze, da chi in prima persona, in carne e ossa, tutti i giorni lavora in quel mondo, oppure chi ci si approccia da utente, e, diciamo, senza quelle voci noi non possiamo immaginare proprio nulla, cioè possiamo, no, metterci anche tutto l'impegno del mondo, però è da lì che bisogna partire. Penso ovviamente a tutto quello che si è riflettuto, per esempio con il lavoro sul piano femminista contro la violenza, rispetto alle rivendicazioni nell'ambito della sanità. Non vinciamo mai quasi niente, però non una di meno una piccola vittoria sulla pillola abortiva, sulla RU486 l'ha portata a casa. Da lì bisogna ripartire, da lì bisogna ripartire anche rispetto al ripensamento della sanità pubblica, di una sanità territoriale, presidi territoriali diffusi, riguardare a quella che è stata l'esperienza storica dei consultori, che diciamo non vivono una situazione rosea felice, però penso alla vertenza per esempio delle donne dei consultori che va avanti qui a Roma e nel Lazio. E così come ripenso sul piano del lavoro e del welfare alle tre rivendicazioni chiave che non possono essere, diciamo, slegate l'una dall'altra, cioè il reddito certamente è centrale, ma reddito noi diciamo di autodeterminazione, ma reddito senza salario non, diciamo, andiamo solo parzialmente avanti. E sul welfare ho già detto, e dunque mi fermo qui. Mi sembra, diciamo, che la questione della settimana di mobilitazione sia una buona proposta, e ovviamente non, diciamo, questo lo dico a titolo personale, non a partire da, insomma, non una di meno ancora deve vedersi, confrontarsi, ancora dobbiamo capire per esempio il 25 novembre che cosa sarà, se si farà, come si farà. E questo lo dico ritornando, diciamo, alle domande con cui ho iniziato il mio intervento. Grazie a tutte e tutti, e grazie a Agrobax. Grazie Marina, c'è Margherita. Ciao a tutte e a tutti, innanzitutto grazie alle compagne e compagni di Acrobax per l'ospitalità e insomma per lo sforzo di mettere in campo una giornata in presenza anche in una giornata così. Non vi ruberò troppo tempo, ma vorrei riportare insomma la nostra esperienza come Movimento per il diritto all'abitare dentro questa pandemia, il tipo di ragionamento che stiamo portando avanti, che attiene inevitabilmente alle pratiche di mobilitazione e ai mesi che ci troviamo davanti. Ovviamente per la natura della nostra composizione sociale questa pandemia per noi è stata una sfida enorme da diversi punti di vista. Per noi ad esempio la questione del mobilitarsi durante il lockdown ha dovuto attivarsi su un doppio binario, il binario del mutualismo, che abbiamo dovuto agire insieme anche a tanti compagni e compagne che stanno qui, ma non solo, facendo fronte banalmente al fatto che molte persone che già vivevano di redditi precari, spesso e volentieri insomma di lavori dal facchinaggio, lavoro di cura sottopagato, che dentro la pandemia sono stati messi totalmente a repentaglio. Penso pure al settore del turismo, facendo riferimento a chi lavora nei bar, nei ristoranti, negli hotel, che fa le colazioni. D'improvviso queste persone si sono ritrovate completamente al di sotto di qualunque soglia e senza un reddito. C'è stata la necessità di fare fronte nell'immediatezza a questo problema e al tempo stesso di affrontare la questione sanitaria, fare autoformazione tra di noi, metterci in connessione con i compagni e le compagne che lavorano dentro questi ambiti,
per garantire l'autotutela dei nostri spazi, delle famiglie che vivevano lì. Si parlava di scuola, noi abbiamo avuto il problema di garantire ad esempio ai ragazzini e alle ragazzine che non avevano dispositivi a casa per la didattica a distanza di averceli, quindi porsi il problema durante la pandemia banalmente di come dotare le famiglie che non ce li avevano di dispositivi o mettere un wifi in comune che permettesse di non lasciare nessuno e nessuna indietro. E ci siamo anche dovuti mobilitare perché anche quei pochi dispositivi di sostegno al reddito che venivano citati come il reddito di emergenza, ma ce ne sono stati anche alcuni a livello locale, spesso e volentieri sono stati insufficienti, temporanei, mutualmente escludenti. Banalmente detto, se avevi la cassa integrazione e anche se non ti era arrivata e a molti e molte non è ancora arrivata, non potevi richiedere il bonus per la spesa, non potevi chiedere il reddito di emergenza. È stata e continua ad essere una soluzione molto difficile che ci ha portati anche a fare la scelta di mobilitarci anche durante il lockdown per chiedere alle istituzioni anche municipali di farsi carico di queste situazioni. E questa cosa ancora è una questione che è tutta sul piatto della bilancia. Adesso, questa esperienza che abbiamo affrontato ci ha riportato ancora più fortemente alla necessità di riflettere su cosa noi intendiamo per l'abitare. E per noi abitare non è mettersi un tetto sopra la testa, vuol dire molto di più, attiene alle questioni del reddito diretto e indiretto, che è una questione che abbiamo avuto modo di affrontare anche con spazi di discussione collettiva che stanno qui dentro. Mi vengono in mente insomma le mobilitazioni che sono state prodotte insieme alla rete Non c'è più tempo, ma anche con tanti altri aggregati, realtà, individualità che anche con generosità si sono messi a servizio di un dibattito che noi crediamo in questo momento debba nutrirsi anche di complicità, di aggregati, di pratiche che possono essere anche anomali, che vanno anche al di fuori degli steccati entro i quali siamo abituati a confrontarci e che deve passare anche per momenti di confronto franco e anche acceso. Per esempio, noi siamo reduci da due giorni di discussione che abbiamo organizzato a Metropolis, un'occupazione abitativa che tra l'altro è sotto sgombero in questo momento, sulle questioni dell'abitare, del reddito e della rendita. E non è stato solo un dibattito interessante, ma è stato un dibattito che per la polifonicità e diversità delle voci che ci sono state ha vissuto anche di momenti realmente proprio accesi, quasi di scontro, ma riteniamo che anche quel tipo di dibattito e di dialogo sia necessario per ragionare, perché quello che è emerso per noi è che è come l'abitare è fatto di welfare, è fatto di accesso alla salute, è fatto di diritto allo studio fin dai primi gradi di istruzione, perché non dimentichiamocelo, dentro le occupazioni abitative vivono bambini e bambine che, se nati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 5 del piano casa Renzi-Lupi, non si trovano neanche in grado di vedersi garantita l'iscrizione a scuola. Noi in queste settimane di pandemia stiamo facendo una battaglia per far iscrivere i bambini e le bambine nelle scuole, perché ci viene detto che non hanno la residenza, in più il Covid è una ragione per non accettare le loro iscrizioni, per non farli accedere alle classi. E qui si parla persino di scuole elementari, di scuole dell'obbligo, di questioni che a volte non sappiamo nemmeno che possano essere messi in discussione. Dall'altro lato dobbiamo prendere atto che anche la rendita è un multiverso, la rendita non è solo un sistema che si nutre di spazio e di mattone, la rendita mette a profitto diversi aspetti della nostra riproduzione sociale, produce regimi discorsivi, lo vediamo in questa città, i palazzinari, chi costruisce, possiede giornali, possiede cliniche private, possiede gestisce ampie fette del terzo settore. Queste sono questioni che noi dobbiamo affrontare capendo la portata dello scontro che arriva. Dico lo scontro che arriva perché penso che non si possa eludere un tema che qui veniva citato, il tema del che fare nei prossimi mesi. Certamente è difficile prevedere un orizzonte con precisione,
Quello che sappiamo è che sicuramente ci sarà, potrebbero accadere, prodursi dei fatti all'interno di questa città che ci costringeranno a doverci mettere in movimento. Parlo del fatto che il nuovo prefetto, che era l'ex capo di gabinetto di Salvini, Piantedosi, quello che insomma ha avuto un ruolo molto importante nella, come dire, nel confezionare gli infami decreti sicurezza e anche artefice di circolari sugli sgomberi, che ha tutta l'intenzione di mettere in campo, sappiamo, dalle prossime settimane. Pensiamo che dunque attorno a questi spazi che verranno, che rischiano di essere sgomberati, debbano prodursi solidarietà, complicità. Noi stiamo articolando campagne che cerchino di andare in diverse direzioni, perché francamente noi pensiamo due cose, qui vorrei chiudere. La prima è che fondamentalmente noi non abbiamo niente da difendere in questa fase, noi dobbiamo passare al contrattacco e anche fare resistenza verso chi ci attacca. Non significa isolarsi e chiudersi in un fortino, ma significa aprirsi alla città e difendersi con la solidarietà, difendersi con le complicità, difendersi con le alleanze che riusciremo a costruire. Il secondo corno di questo ragionamento è il fatto che questa solidarietà e con essa il mutualismo non possono e per noi non devono essere ammortizzatori sociali, così come non lo può essere la riappropriazione di spazi. Noi non pensiamo che riprendersi le occupazioni sia sostituirsi allo Stato e pensare di risolvere il problema dell'abitare che qualcuno non ha voluto affrontare. Si sta dicendo stanno arrivando le risorse dell'Europa. Noi pensiamo che dentro queste risorse la partita dell'abitare, inteso come lo dicevamo in un senso complessivo, casa ma non solo, debba entrare prepotentemente in partita. Questo governo d'altronde aveva detto che sarebbe stato uno dei punti programmatici, così non è stato, ma noi riteniamo di dover andare all'attacco, aprire una stagione di lotte per far sì che queste risorse vadano a intercettare sul tema dell'abitare, che ci garantiscano casa, reddito, lavoro, salute, diritto all'istruzione, una vita piena, dignitosa e degna dei nostri desideri. Grazie. Grazie Margherita, c'è Biagio. Allora, pochissime cose, perché credo che, lo dico senza retorica, abbiamo fatto una buona discussione, una discussione che a mio modo di vedere ha già visto diversi punti di convergenza, sia rispetto all'insistenza che è riemersa più volte tra i vari interventi su come stiamo provando a interpretare questa crisi, questa nuova congiuntura che si è aperta, la natura stessa di questa crisi assolutamente inedita, ma una convergenza secondo me molto positiva anche relativamente allo stile della mobilitazione a cui quasi tutti hanno all'uso nei vari interventi. Cosa significa stare politicamente dentro questa congiuntura che presenta evidentemente delle coordinate nuove? Cosa significa riprendere la lotta in questa fase? Qualcuno ha definito questa crisi come la prima crisi dell'antropocene, una crisi cioè che non è stata determinata forse per la prima volta da una instabilità nei mercati finanziari o dalle contraddizioni nell'economia reale, una crisi che ha avuto appunto un'origine inedita e che inevitabilmente ci apre a fare delle riflessioni su questa crisi e su come politicamente appunto si sta all'interno di questa crisi. Ma allo stesso tempo è inevitabile cogliere in questa crisi, in questa congiuntura, il fatto che sia una crisi che però si collega alle contraddizioni accumulate già nella crisi economica precedente, quella del 2007-2008, approfondendo i problemi sociali dentro cui noi abbiamo provato a lottare, le diseguaglianze sociali, la povertà, le questioni della precarietà.
Io sono molto d'accordo con quanti prima di me hanno insistito sul fatto che in questa congiuntura è evidente che ci troviamo a ragionare in un momento in cui sono l'élite a introdurre degli elementi di discontinuità dal punto di vista delle politiche economiche. E penso che, appunto, lo dobbiamo dire con la franchezza con cui l'abbiamo detto. Ci sono delle novità su cui noi dobbiamo in qualche modo rapportarci, leggerle con molta attenzione. L'insistenza dell'élite sulla politica fiscale espansiva è oggettivamente un elemento nuovo che ci riconsegna delle possibilità dal punto di vista della lotta, ma apre anche una serie di interrogativi, diciamo, problematici. C'è una rottura col discorso neoliberale del passato, ma allo stesso tempo, diciamo, credo che dobbiamo prendere assolutamente per buone anche le ultime cose che diceva Marina prima di me. Cioè, chiedere spesa pubblica aggiuntiva, spesa pubblica espansiva, significa appunto anche porci il problema di come si modificano le istituzioni del welfare. Perché oggi sono le élite a rifinanziare le politiche del welfare con risorse in più. Cioè, quando sostanzialmente queste élite mettono più soldi anche sugli schemi di protezione del reddito, sono loro a farlo. Ma lo fanno mantenendo forte un'impostazione che viene dal passato, no? La condizionalità. Il tema quindi, diciamo, del disciplinamento delle forme di vita nella società. La Catalfo sta ragionando in queste ore per la prima volta di universalizzare gli ammortizzatori sociali, cioè che è un tema che è stato discusso tra di noi per anni, ma lo fa avendo chiaro in testa che l'universalizzazione passa per la condizionalità delle politiche, cioè per il controllo della vita dei subalterni che perdono il lavoro. Allora, noi dobbiamo far esplodere questa impostazione di questi signori. Anche alla scuola, in maniera molto retorica, ci dicevano le insegnanti ieri, hanno detto che sono arrivati più soldi, ma più soldi per assumere dei precari, più soldi per dire agli insegnanti che devono diventare controllori delle condotte degli studenti all'interno delle classi. Quindi è evidente che oggi chi ragiona su più spesa pubblica, ma per la difesa di un modello di welfare che è quello neoliberale del passato, sono le élite. E noi dobbiamo provare a rompere questo meccanismo. Il recovery fund, il recovery plan, la discussione che si sta facendo in Europa, per la prima volta, diversamente dal passato, ci apre una congiuntura, appunto, di discussione. Non sarà qualcosa che si risolverà in pochi giorni, apre appunto un semestre. E dentro questo semestre, che non sarà un tempo neutro, vuoto, perché sarà scadenzato da una serie di appuntamenti, a cominciare della prima manovra di bilancio, che evidentemente rifletterà già il fatto che siamo dentro una discussione sul recovery plan, ci sarà l'appuntamento a cui annunciato dalla von der Leyen su un appuntamento, diciamo, sulla questione della sanità, ci saranno appunto dei momenti. E dentro questo semestre io credo che sia molto giusta l'indicazione che proveniva da altri compagni e da altre compagne prima di me. Non si può pensare di stare all'interno di questo semestre, che è anche una fase problematica per l'élite di stabilizzazione delle classi, diciamo, dominanti a livello europeo. Non si può pensare di stare dentro questo periodo pensando solo ad una unica data di manifestazione. Sarebbe sbagliato. E quindi io sono molto d'accordo con quanto già Gianmarco all'inizio diceva relativamente al fatto che noi dobbiamo molto investire su una processualità, su accumuli di forza nei territori laddove si sono già aperte delle vertenze in questa fase. Quindi accumuli di forza che ci consentono di tenere insieme non solo questa istanza politica generale, ma con la capacità di raccogliere vertenzialità, dinamiche di conflitto che appunto si sono in alcuni momenti già dispiegate. Per questo motivo io penso che la proposta che da più parti sta emergendo di una settimana di mobilitazione a ridosso
della manovra economica, credo che sia un'indicazione molto corretta. Cioè, noi dovremmo provare a capire come si costruisce insieme una campagna che sappia in qualche modo avere la forza di far emergere la polifonia anche delle questioni che sta venendo fuori da questa discussione, i vari temi, saperli far vivere dentro i territori e provare dentro questa campagna a immaginare dei momenti di concentrazione in cui nelle varie città c'è un rimando diciamo alle mobilitazioni che siamo in grado appunto di costruire. Quindi una campagna con una settimana, ma che vede delle date che hanno appunto la capacità di saper in qualche modo risuonare, diciamo, nei vari luoghi. Io penso che noi dobbiamo fare altri due sforzi e chiudo. Credo che non dobbiamo disperdere questa istanza e questa capacità programmatica che il mondo che verrà ha prodotto in questi mesi, soprattutto, diciamo, con le assemblee online che abbiamo fatto. Questo ce l'ha insegnato anche il movimento femminista. Quando si arriva a scrivere un programma, in realtà si è appena cominciato a scriverlo. Cioè, non dobbiamo pensare che la scrittura del programma che abbiamo fatto fino a questo momento sia un lavoro chiuso. Cioè, dobbiamo probabilmente, insieme a questa settimana di mobilitazione, pensare anche a un momento che potrebbe essere online o nelle modalità che riterremo, diciamo, più utili, un momento in cui torniamo a riflettere su alcuni nodi, a partire dalle questioni del welfare e della riproduzione, per dare ancora più sostanza al programma che stiamo scrivendo e allo stesso tempo per rilanciare la lotta dopo il momento di verifica di questa settimana di mobilitazione a cui stiamo pensando. Penso, e davvero chiudo, che non dobbiamo neanche abbandonare il discorso che abbiamo fatto nel periodo appunto della nostra prima mobilitazione online, ma anche a partire dalle cose che ci diceva Giso nella relazione introduttiva. Noi dobbiamo conservare l'orizzonte della lotta a livello europeo e dobbiamo capire come si fa questa cosa. Cioè, dobbiamo provare a capire, insieme alla mobilitazione che costruiamo a livello nazionale con le modalità che ci stiamo dicendo, come rendiamo operativa l'ipotesi di una convergenza di discorso e di mobilitazione a livello europeo, sapendo che viviamo dentro questo semestre piuttosto lungo e sapendo che la nostra mobilitazione non finirà a novembre, quando inizieremo questa ipotetica settimana, ma dovremmo continuarla. E però l'orizzonte europeo deve stare al centro della nostra ricerca politica, perché continua a essere un elemento estremamente fondamentale. Grazie. Va bene, non è il momento della sintesi, la discussione è stata articolata, molto vivace. Mi pare che oggi abbia trovato conferma quantomeno la potenzialità di uno spazio come quello che abbiamo aperto all'inizio di aprile nel pieno del lockdown. Come dicevo prima, sarebbe bello se adesso in modo più informale riuscissimo a parlare tra noi e a verificare insieme l'utilità, la possibilità di questa settimana di mobilitazione che è stata proposta da più parti, ma più in generale che discutessimo sul modo in cui proseguire il percorso del mondo che verrà, dandoci qualche appuntamento, magari online in prima battuta. L'assemblea finisce qui e ancora una volta ringraziamo collettivamente le compagne e i compagni di Acrobax per averla resa possibile.